Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta. Chi pensa agli ultimi? Il titolo che abbiamo scelto questa sera, come sempre, soprattutto nelle prime puntate, quando ricominciamo dopo l'interruzione in parte durante l'estate, affrontiamo tutti i temi che sono sul tappeto, sono stati sul tappeto in queste settimane, così come abbiamo fatto ieri, ci torneremo oggi, alcuni non ne abbiamo neanche citati. Intanto vi dico subito, lo vedete, il numero di SMS c'è, quindi sfruttatelo. Ieri ho dovuto leggere in diretta io molti SMS, ne sono arrivati più di 250, quindi vi ringraziamo davvero, erano tantissimi, nonostante questo inconveniente, insomma, del sistema che si è aggiornato, quindi dovrebbe funzionare tutto questa sera. Molte cose, dicevo, non le abbiamo affrontate, lo faremo oggi. Intanto ricordatevi anche Facebook e Twitter, quindi attraverso i social network potete segnalarci le vostre domande e commenti. Ieri è successo un po' di tutto, perché se avete seguito i telegiornali nella giornata di oggi, oltre alla puntata di Ring, insomma, ci sono state due dichiarazioni molto pesanti. Questa sera ascolteremo una replica che è del super commissario dell'azienda sanitaria, quindi Nicola Delli Quadri, che a Tele4 spiega che cosa è successo con la vicenda Roveredo dopo le dichiarazioni di Sandra Savino ieri in diretta. Ha detto che Roveredo è stato pagato dall'azienda sanitaria 1.920 euro, poi ha precisato non al mese ma in totale per alcuni corsi, chiamiamoli così, insomma, infermieri e medici. Poi ascolteremo Delli Quadri che cosa dice. Ma l'altra dichiarazione che ha colpito molto è quella di Francesco Russo, che ieri ha detto in buona sostanza di fare il tifo per Roberto Di Piazza, quindi il sindaco del centrodestra appoggiato, definiamolo così, in qualche maniera dal senatore del Partito Democratico che sfidò Roberto Cosolini alle primarie del centro-sinistra. Se trovo la fotografia vi faccio vedere subito che cosa ha twittato invece oggi Cosolini, che eccola qua, Andrea, se mi aiuti a farla vedere, eccola qui. Allora, c'era il tweet di Roberto Di Piazza, che in realtà è quello dell'altro giorno quando fece la conferenza stampa, eccola qui la foto insieme a Giorgio Rossi su Porto Vecchio. Oggi Cosolini commenta così: Roberto Di Piazza, caro sindaco, sono pronto a collaborare. Quindi qualche ora fa ha scritto qualcosa di simile a quanto dichiarato da senatore Russo anche Roberto Cosolini, diciamo, sui grandi progetti la città si unisce. Già sono arrivati alcuni commenti via Twitter, ormai manca solo Paolo Menis e poi abbiamo fatto la grossa coalizione. Comunque, questo è per uno sviluppo. C'è un'altra cosa che poi era emersa ieri sera, commenteremo, insomma, quella di Francesco Russo insieme agli ospiti. Ieri sera poi si è discusso anche, abbiamo ricevuto molte segnalazioni su quelle bollette in qualche maniera impazzite per quanto riguarda il gas. Oggi abbiamo ascoltato qualcuno di queste persone che ci aveva scritto e ci ha contattato in redazione. Già abbiamo ricevuto alcune bollette, ve le facciamo vedere, le cifre sono davvero da capogiro, quindi poi le mostreremo in diretta, ma ci torneremo nei prossimi giorni. Posso presentare gli ospiti anche di qua? Quasi quasi, anche perché abbiamo già due ospiti come annunciato nello studio, quindi tra poco parleremo con loro. Comincio da questa parte allora. Marino Sossi, buonasera, ben trovato, sinistra per Trieste. Avete già visto, adesso vi ripresento così, poi incontreremo anche i due ospiti che sono al centro dello studio. Buonasera, ben trovato a Istok Furlanic, Rifondazione Comunista. Buonasera. E c'è con noi Patrizia Palcini di Triestini in Lotta. Patrizia, buonasera. Qualche mese fa avevamo lanciato la vostra iniziativa, il vostro gruppo Facebook, il vostro il gruppo anche di pressione in qualche maniera per essere vicini agli ultimi, come abbiamo definito noi, anche in maniera polemica, perché così non devono essere. Da quest'altra parte Michele Babuder, Forza Italia, e Danilo Slocar della Lega Nord, tra poco li inquadreremo meglio. Buonasera, ben trovati. Allora, Dario e Manuela, buonasera, state pure. Dario Arbas e Manuela Babici. Allora, Patrizia mi ha raccontato un po' quello che vi succede. Lei, Dario, è disoccupato, giusto, da tempo? Sì. E così come Manuela? Sì, io ho lavorato fino a un anno, più di un anno fa, poi mi sono ammalata gravemente e ho dovuto lasciare il lavoro. Ecco. Da un anno. Sì, un anno. Un anno e mezzo sta arrivando adesso, no? Sì, un anno e mezzo. Sì. La malattia è invalidante, c'è, cioè, un cancro, per cui è stata dichiarata invalida civile, inabile al lavoro e tutto quanto. La 104. Certo, l'accompagnatoria, diciamo, quindi. Sì. No. La compagna non me l'hanno concesso.
ah, sono okay. stati la chemioterapia e tutto. Perché mancava un per cento. Mancava un punto percentuale. E nonostante abbia avuto l'invalidità al 100%, diciamo, non hanno concesso. E comunque è più di un anno e mezzo, insomma, che sto curandomi, insomma, in pratica. E le facciamo i più grandi auguri queste volte. Grazie. Grazie. E non è facile perché anche mio marito è rimasto senza lavoro e la situazione adesso sta diventando tragica anche perché abbiamo un affitto molto alto da pagare e non sappiamo più come fare, ecco, perché prima ci siamo arrangiati con liquidazioni proprio, tanto per capirci. Aspetti Emanuela, che forse sistemiamo pure il microfono, mi dicono i ragazzi, quindi sistemiamo, intanto parlo con suo marito. Lei è disoccupato invece da quanto tempo? Io sono disoccupato da ottobre dell'anno scorso, non mi è stato rinnovato il contratto per scadenza, no? E ha coinciso un paio di settimane dopo la malattia di mia moglie. No? Quindi appena scoperta, tra l'altro, la malattia, le dice, è rimasto pure senza lavoro. Sì. L'aveva detto ai suoi colleghi, ai suoi datori? Sì, ma non c'è stato verso perché appunto era una prestazione a termine, no? Nel senso era già previsto di che ambito? Elettrotecnico manutentivo, no? Presso strutture locali, insomma, sia per quanto può essere residenziale sia industriale. No? Come fate? Come avete fatto in questi mesi? Oltre, diciamo, alla paura. Ma in questi mesi, abbiamo raschiato il barile su tutto quello che abbiamo risparmiato negli anni, no? Perché la mia malattia, certo, perché è stato veramente una cosa dispendiosa anche come per andare su e giù, ad Udine. Io ho avuto un'infezione ospedaliera, cioè è stato veramente... Quindi anche qualche problema in più? Sì, poi sono andata da piano, cioè è stata tutta veramente una tragedia. Grazie. Chi vi ha aiutato? Ci sono state delle persone che ci hanno aiutato... Il primo contatto che avevamo avuto è stato proprio con il dottor Bosazzi, che ci ha instradato consigliando sul cosa e su come fare, non essendo pratici di situazioni del genere. Poi abbiamo avuto un supporto da parte di Patrizia, che ci ha aiutato consigliandoci. Che è qui con noi, Tristin in lotta. Quindi voi avete chiamato la redazione di Tele4, avete chiamato la redazione di Tele4 e poi vi hanno consigliato i servizi sociali. Umberto vi ha detto di parlare con i servizi sociali. Certo. A quel punto è iniziato il calvario più assurdo che ci può essere. Cioè, le faccio un esempio. Per quanto riguarda la burocrazia, stiamo arrivando a rasentare l'incredibile, nel senso, per poter creare dei documenti che sono necessari, come può essere l'ISE, si sta andando la terza volta in un anno per richiedere il stesso formulario, che non va bene quando si presenta all'ufficio competente. Per il sostegno al reddito, per cosa? Per qualsiasi cosa. Fatalità, ci sono dei tempi molto stretti. L'amministrazione richiede dei documenti che hanno una validità di 2 mesi, quando l'appuntamento, per esempio, con tutte le priorità che si possono avere per trattamenti particolari, in casi eccezionali si ottengono dopo 3-4 mesi. E quindi ti presenti dall'operatore per spiegare la tua situazione, indipendentemente da quello che può essere, ma ti dicono se hai documenti scaduti. Si ripete tutta l'altra fila. Bisogna ricominciare tutto da capo. Da capo. E questo è un discorso. Non è facile da gestire perché comunque ogni volta, quando poi magari riesci anche ad avere un consiglio, si scopre sempre un gradino in più. Cioè di qualcosa che manca. Da integrare, certo, per il quale ci vuole lavoro, come diceva lei, ricominciare tutto. È tutto qua. Vi fate vedere gli sms, i contatti in grafica, ragazzi, mi raccomando. Allora, senta una cosa, io
ho capito, ho letto quello che vi è accaduto in questo anno. Ha parlato di un affitto alto. Sì. Se non erro attorno ai 600 euro. 600 euro solo di affitto. Che... E in questo momento non lo state pagando, credo di aver capito. No. No. Da no. Quanto tempo? E adesso sono il terzo mese. Il terzo mese, perché in previsione, perché io sono ancora in disoccupazione fino alla fine di ottobre e non posso permettermi di pagarlo più, perché non sono solo 600 euro di affitto, ma ci sono le spese accessorie, stiamo andando sugli 800 euro in media mensili. Certo. No? L'assessore l'avete incontrato? Nuova giunta, vecchia giunta, non so, qualcuno? No, io devo ringraziare anche delle persone che si sono adoperate, diciamo pubblici amministratori, però tra l'insediamento della nuova e della vecchia giunta, i passaggi vari, c'è stato un periodo molto laborioso e comunque ci sono dei step da fare. Non è che arrivi dall'assessore, bussi, buongiorno, devo, certo. devo parlare, no? C'è tutta la trafila da fare. Per cui io posso dirle come esempio, fatta la richiesta di colloquio con l'assistente sociale a febbraio di quest'anno, siamo riusciti a parlare con lei il 22 agosto dello stesso anno. Certo. Ma perché? Perché si è liberato un termine, cioè una persona che era in lista di attesa di colloquio con l'assistente, o per un motivo o per un altro ha rinunciato. Perché altrimenti saremmo arrivati a dicembre di quest'anno, certo. richiedendo un incontro anche su base Quindi, urgente. I termini febbraio. Della vostra emergenza non corrispondono ai tempi della politica, questo no. politica, no. diciamo, dell'assistenza. Assolutamente vero. No, assolutamente no. Vero. Assolutamente. No. Nessuna. La situazione è diventata veramente è urgente di trovare una soluzione. Voi avete chiesto una casa ATER adesso? Può essere, o avete l'intenzione di noi richiedere? Noi la chiediamo sia adesso proprio qui seduta stante una qualsiasi tipo di abitazione che non costi 600 euro, perché noi non esiste. Insomma. Avete parlato col proprietario della vostra casa? Che cosa è stato paziente? Per il momento non ci siamo seduti a un tavolo per poter discutere, no? Io spero nel momento in cui si arriverà, grazie anche magari a questo outing di questa sera, probabilmente ci si siederà, si vedrà. Ma effettivamente il proprietario è un'amministrazione. Ah. Di conseguenza difficilmente si riesce a far leva sul sentimento o sulla comprensione che può essere. Purtroppo c'è un ente pubblico? Non intendeva dire. No, è un'amministrazione privata. Cioè un'amministrazione privata? Sì. Okay. E di conseguenza perseguono il loro guadagno. Cosa possiamo fare? Cercare di farvi incontrare qualcuno, velocizzare, seguire la vostra sì, vicenda? Sì, la cosa più urgente è una casa, di qualsiasi tipo, di qualsiasi misura. E un lavoro per Dario? Sicuramente, sicuramente un lavoro sarebbe la cosa prioritaria, sicuramente. Quanti anni ha Dario? 47. 47, cosa può fare? E per certe cose sono troppo qualificato, per certe altre sono troppo vecchio, per certe altre cose, pur essendo poco qualificato, inquadrandomi in contratti nazionali, e sono troppo caro. Io sono un elettrotecnico manutentore, no? E, per cui non è quello il discorso da dover insistere su, perché comunque insomma il mercato del lavoro di Trieste certo. non è proprio tutta questa cosa splendida. Ho visto il sorriso, secondo me è lei dare forza a suo marito, vero? Spero. In questi mesi. Cosa vi siete detti per farvi forza? E niente, le solite cose che ci diciamo sempre, da 15 anni. Cioè? E che ci vogliamo che dire. Vi amate, certo. Questo almeno è la cosa più importante. Allora, cerchiamo in qualche maniera di seguire, anche perché è follia attendere così tanto per un'emergenza. Sì. Adesso questa sera restiamo in studio, credo Dario lei si ferma con noi, anche perché discutiamo di altre tematiche, c'è Patrizia, quindi Manuela, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Ovviamente noi cercheremo di fare il possibile. Grazie tante, comunque io spero tanto in voi, vi ho sempre seguito, sono una vostra fan proprio, di quelle proprio fanatiche, adesso poi che sono a casa ancora di più. Grazie, noi ci vediamo. Quello che invece a Sveglia Trieste nei giorni scorsi ha dichiarato il consigliere regionale di SEL Giulio Lauri a proposito del mutuo e i finanziamenti in regione da parte della giunta per l'assegnazione di una nuova casa, perché qualcosa è cambiato, vediamo.
La regione non erogherà più il contributo per l'acquisto della prima casa ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. In sostituzione però, mantenendo lo stesso importo, verrà elargito un bonus a coloro i quali intenderanno ristrutturare la propria nuova abitazione, installando e predisponendo tutta quella serie di impianti a contenuto impatto ambientale e a risparmio energetico. La notizia è stata data dal consigliere regionale di SEL Giulio Lauri, entrato in argomento per parlare dei piani regionali messi in campo in termini di risparmio energetico e incentivi su chi si adopera a tutela dell'ambiente. Quello che era il cosiddetto mutuo per la prima casa, sì, che purtroppo non sarà possibile più confermare per il futuro nella modalità in cui è stato fatto in tutti questi anni, anche perché la regione non può più erogare mutui pluriennali per i meccanismi della stabilità del bilancio, l'abbiamo trasformata con un provvedimento di poche settimane fa in consiglio regionale in un contributo alle diciamo così, ristrutturazioni e all'efficientamento energetico. Mantenendo diciamo così, l'entità complessiva della cifra che la regione... Quindi l'importo rimane più o meno simile? 17.500 sì, euro circa, così come era precedentemente. Contrariamente al passato però questo denaro, più che diciamo, all'acquisto dell'abitazione, è finalizzato a tutti gli interventi di efficientamento energetico, di adeguamento sismico degli edifici. E quindi, diciamo così, cerchiamo di sostenere nello stesso modo in cui avveniva prima il cittadino nel fatto di avere una nuova casa, però agiamo diciamo, sulle leve dell'efficientamento energetico, quindi bisogna dando lo stesso contributo nella misura in cui appunto quel cittadino renderà la sua abitazione a impatto più basso. A impatto più basso. Sistemazione. Allora, si stava discutendo. Mi sembra davano il contributo anche a chi una casa non ce l'aveva, no? Allora, cioè chiaramente era meglio prima. Si è dimostrato, Lauri si è dimostrato chiaramente un filo capitalista, no? E francamente sta nelle cose, per quelle dichiarazioni che lui ha fatto, è contento dell'opera della regione, quando in realtà ci sono situazioni, ma facciamo caso qua dei signori, piuttosto che di altri triestini che vivono qui da una vita, che la casa non ce l'hanno, no? Cioè intervenire nell'aiutare queste persone sarebbe la priorità, la regione invece dà priorità diverse. Questo francamente è inaccettabile. No. Fra l'altro conosco la situazione perché mi sono interessato, appunto perché stiamo cercando con mia moglie di acquistare una casa e valutavamo... Soliti comunisti ricchi, certo. Sì, valutavamo appunto se potevamo meno usufruire di questo contributo e già si parlava appunto della modifica che dall'acquisto della prima casa si passava a una possibilità solo in caso di ristrutturazione, riqualificazione. Mm-hmm. Cioè, ovviamente chi riqualifica o ristruttura una casa vuol dire che intanto la casa ce l'ha già, mentre prima Ovvio. Il contributo andava a chi voleva comprarsi la prima casa. Pertanto diciamo che non so se questa modifica della regione, spero che sia così, altrimenti non la posso giustificare, che derivi da leggi nazionali e europee che costringono a fare queste modifiche. Ma costringono. Perché se non è così, ovviamente si tratta di un passo indietro, di un'agevolazione appunto per chi la casa ce l'ha già, a discapito di chi magari con quel contributo poteva pensare di acquistare una casa, adesso non avrà nemmeno questo aiuto. Allora, Bernardo, che ringrazio, che avete visto, intervistava Giulio Lauri, mi fa sapere che la ristrutturazione è solo sull'acquisto della prima casa, non di una casa già in possesso. Sì, sì. Dice, sì. Evidentemente ci sta seguendo. Ma bisogna avere i soldi per comprare la prima casa, bisogna avere i soldi. Chiaro. E non, cioè la banca ti può dare un finanziamento, ma te lo dà pari al 70% oggi, non finanziano più il 100%. Allora, no? Quello era un intervento che magari altre regioni non hanno, però a me fa arrabbiare ascoltare Dario Emanuele a dirmi che mesi per avere un incontro. Cioè, questa cosa qui non è possibile.
Siamo d'accordo o no? Siamo assolutamente d'accordo. Non so quando il signor Dario e la signora, alla quale, se devo essere sincero, faccio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione, di miglioramento, al di là di tutto dal lato umano. Non so quando si siano rivolti all'assessorato, mi consta però che al di là di quelli che possano essere dei ritardi, magari accumulatisi soprattutto con gli assistenti che sono sul territorio, quindi sulle ruote di riferimento, non sia così difficile ottenere un appuntamento con l'assessorato. Cosa intendiamo con l'assessore proprio? Con l'assessore, se a loro, se, visto che è stato nominato prima, se possono, se si sono già rivolti o meno, ecco, questo io non lo so, quindi non posso entrare nel merito, però mi consta che l'assessore, almeno l'attuale, sia molto disponibile a incontrare chiunque. Personalmente ho avuto modo di parlare con lui proprio, se non sbaglio, proprio oggi o ieri, e diverse persone sono state incontrate con problematiche anche meno lievi, obiettivamente. Ora non lo so nello specifico, per cui immagino che sarà mio compito, ma anche compito dell'utilità pubblica della vostra trasmissione, renderlo edotto se non lo fosse già, ed eventualmente è già edotto. Allora, Triestini lotta come promesso, come era una promessa velata minaccia all'epoca quando abbiamo fatto la trasmissione, e qua siamo vivi e siamo intenzionati fermamente ad andare avanti. Allora, Triestini lotta ha ottenuto un incontro con l'assessore Grilli martedì 6 settembre. E naturalmente lo ringraziamo per ieri. Questo e per la sua disponibilità l'altro ieri, esatto. Cioè, voi, si intende voi come chiamiamolo movimento, allora, teniamolo movimento. Patrizia non, Palcini, rappresentanza Don Dario di Triestini. Esatto, Patrizia Palcini, rappresentanza di Triestini in lotta, pagina Facebook, come sappiamo. Allora, ero accompagnata da un'altra persona che mi sta aiutando in questo lavoro, perché sta diventando un lavoro. E abbiamo consegnato delle documentazioni ben dettagliate con tutte le problematiche che ci sono attualmente sentite dalla cittadinanza, con delle proposte e risoluzioni, e fra tutti i documenti che abbiamo consegnato anche la scheda informativa del caso dei signori Arbas Babici, che io ho conosciuto, loro mi hanno contattato sulla mia pagina e sono andata a casa loro a trovarli. Ho trovato due splendide persone, e non sono un'adulatrice, per cui piene di dignità. Ho conosciuto due persone con cui continuerò a vedermi anche per questioni di affinità, diciamo, ecco, elettiva, se così vogliamo usare questo termine. Quindi l'assessore ha in mano... Però mi conferma che vi ha accolto, vi ha visto martedì, oggi siamo venerdì sera, quindi sono passati 2 giorni e mezzo. Esatto, il fatto è questo. Non credo che sia impossibile. Dario, il signor Arba si è rivolto in febbraio alla UOT di riferimento. È un passaggio che ho fatto anch'io, perché lo so benissimo. Si parla non con l'assistente sociale di riferimento, si parla con delle varie persone. Per avere un appuntamento ci vogliono... Minimo 6 mesi, insomma. Ecco. Cioè, lei lo aveva chiesto 6 mesi fa questo appuntamento? No, vabbè, chiaro, non c'era Grilli. No, ma io se posso, scusate. Ma io non mi riferisco a Grilli, stiamo attenti. Appunto, mi riferisco all'assistente sociale. L'assistente sociale. Ma non è allora colpa neppure dell'assistente sociale, perché gli utenti sono tanti, i tempi sono questi, quindi non stiamo assolutamente accusando nessuno. Semplicemente c'è un'emergenza da affrontare. E come in quanto tale va affrontata subito. Allora, ecco. Sossi voleva aggiungere una cosa, poi torniamo da Dario. Cosa? Allora, al di là dell'assessore, no? Perché non è che chiaro, è un problema sanitario, devo capire quali sono, dobbiamo capire quali sono i tempi d'attesa dei servizi sociali. Uno può chiedere un incontro urgente in febbraio e averlo il 26 agosto. Da quello che so, l'assessore Grilli ha fatto una riunione con tutto l'apparato del suo assessorato e sono dati come priorità quella di una priorità e un facciamo finire Sossi. Scusate, se posso completare, io aspetti, facciamo finire Sossi, poi torno lei. No, perché qua si sta trasformando già in un'accusa. Allora ci sta, no, noi abbiamo citato giustamente. Oh, la mia non è un'accusa, che sia ben chiaro, e solo prendere atto delle Grilli è stato appena insediato. Bravi, allora. Quindi al di là dell'assessore e non è colpa neppure dell'assistente sociale. Benissimo. Aspettate, fate finire Sossi. Mancano braccia, evidentemente. Babuder, vi prego.
Sossi, poi poi vediamo voi. Via il dato della politica, va bene? Chi che sei più bravo, chi che sei più No, come funzionavano, come, ecco, il problema non è l'assessore, l'assessore è l'ultimo, l'assessore interviene per dire non funziona, perché l'assessore se ha 800 segnalazioni, 600, va dai servizi sociali e riunisce tutto l'apparato e dice ragazzi, io ho un signore che ha un problema urgente, che chiede in febbraio, quindi voi non c'eravate, inutile che subito in febbraio, e da l'incontro il 26 agosto, è come una lista d'attesa, che io vado in sanità e mi mettono in lista d'attesa da fare un intervento. È una dimostrazione in più che l'amministrazione precedente non funzionava, viva Dio. Il servizio sociale, c'è qualcosa che passerà il numero delle assistenti sociali, come funzionano i servizi, quante servono, non si assumono, cioè per amor di Dio, però oggettivamente alle emergenze le risposte sono lentissime, perché se lui ha un problema in febbraio e ha una risposta il 26 di agosto, è povero, da febbraio fino non agosto esiste, non certo. Quando posso riprendere io il discorso con estrema calma, perché cerco io di addivenire a una soluzione. Ho detto che non mi sembra poi così difficile incontrare l'assessore, perché prima è stata posta la domanda, avete visto l'assessore, e la risposta era stata no. Questa è una questione che è ininfluente rispetto alla soluzione, ok? Arrivavo al punto 2. Se è vero che ci sono state delle lungaggini nel momento in cui, senza entrare troppo nel merito, visto che non ho conoscenza di date, adesso l'ho assunto dal 26 settembre, dice, sono state segnalate anche al sottoscritto alcune lungaggini precedentemente e dopo l'immediato insediamento della Giunta. Al riguardo, anche in considerazione di quelle che erano state le precedenti problematiche relative alla distribuzione del sostegno al reddito e ad altre cose, questo assessorato è riuscito a mettere tre unità in più. Ciò non è messo, non vuol dire né che mettiamo una bandierina che abbiamo fatto tutto, né tantomeno che non si sta facendo. Questo è il primo punto. Per quanto riguarda, siccome prima è stato nominato l'assessore, quindi beata l'ora, se delle persone, dico sempre se perché non ho una connessione diretta della fattispecie dei signori, se ci sono state delle mancanze prima o delle inefficienze, ora l'assessore ne è al corrente, mi pare che l'abbia saputo martedì, oggi è venerdì, io spero che in questi 2 giorni e mezzo gli si dia il tempo magari per verificare, poi se ha già fatto qualche cosa o vi ha contattato direttamente, lo sapete voi, non lo posso sapere io. Ecco. Allora, per amor di verità, noi abbiamo parlato appunto con l'assessore martedì 6 settembre, abbiamo lasciato la documentazione. È stato un confronto molto interessante. Bene. Sugli intenti programmatici che sono di questa giunta, che sono condivisibili, io mi preoccupavo proprio dei signori. Ecco no, noi, non lo noi siamo in attesa di ecco. un contatto con l'assessore per avere un ulteriore incontro per cominciare a portare avanti la collaborazione, una fattiva collaborazione, perché lui deve approfondire. Abbiamo portato parecchie carte, abbiamo portato carte inerenti il comune, carte inerenti alla regione. Avete esposto il caso anche di Dario Emanuela, questo diceva, esatto. No? Okay. L'avete visto martedì, se ci sono state le mancanze prima, che siano colpe dell'uno, colpa dell'altro, speriamo che possano essere. Ma io non ho dato colpe a nessuno. No, speriamo che possano essere superate. Allucinante che si aspetti così speriamo, tanto tempo. Ovvio, anzi. Poi è indubbio che se mi dice è giusto che sia così. No, le dico, perché anch'io ho avuto da maggio, giugno, delle segnalazioni da parte di alcune persone che si trovavano in difficoltà, ho detto rivolgetevi alla UOT di riferimento, rivolgetevi agli uffici, mi hanno detto guarda che bisogna aspettare verso i primi di settembre. Questo è successo tra giugno, luglio e agosto. Io spero che, non essendo stati almeno i casi che erano stati segnalati dal sottoscritto di così grave rilevanza, vi possano essere stati anche magari dei tempi maggiori. Certo. Se invece allora, anche sulle problematiche più serie Dario, ci sono state, aggiungere qualcosa, lo facciamo tra un minuto perché ora c'è la pubblicità.
Vi ricordo 340 700 6567 per mandare sms, tra poco ricomparirà in grafica, non siamo proprio fortunati evidentemente in questi giorni. Allora, la cosa allucinante è che appunto da un anno c'è questa grande difficoltà, marito e moglie, non c'è un lavoro, c'è anche la malattia, e attendere tutti questi mesi, insomma, chiunque sia, lo troviamo una vicenda folle. A tra poco. Dopo viene l'autista, una donna era l'autista, e mi porta il portafogli, perché ha inseguito il ladro. Questo ha buttato il portafoglio per terra, in alto, cosa, insomma, ho recuperato. Non capita tutti i giorni di imbattersi in un autista della Trieste Trasporti che scende dal mezzo pubblico per rincorrere un giovane che fugge a gambe levate. Figuriamoci cosa debbono aver pensato quelli che ieri pomeriggio hanno visto una conducente della 29 inseguire un ragazzo lungo via Baiamonti. L'autista stava in realtà inseguendo un ladro che aveva appena sottratto il portafoglio ad un anziano, l'83enne Alessandro Vidoli, mentre quest'ultimo stava scendendo dall'autobus. Durante la fuga, il tutto si è svolto in pochi secondi, il malvivente ha perso la refurtiva che quindi è stata recuperata e restituita, ma è riuscito a dileguarsi. Alessandro Vidoli, che oggi ha sporto denuncia contro ignoti, chiede ora di poter rintracciare l'autista che, dimostrando un senso civico notevole, si è resa protagonista dell'accaduto. Vorrei fare l'appello di... se questa autista vuole che io l'abbracci, che la ringrazi, non so come dire. Ho telefonato naturalmente a Trieste Trasporti, e il che adesso vedrà l'ora di rintracciare, perché non avevo nel numero dell'autobus, a parte la linea 29, ma il numero non ho preso a quel momento, e non so, l'ora sì, l'ora si sa, tramite l'ora si saprà che autista che era, ecco. Allora, mi scrivono ring senza messaggi, molto meno interessante, va bene, li ringrazio. Scusate, 340 700 6567, però siamo in onda comunque, il numero lo vedete. Sloca, stiamo aspettando le promesse fatte, ovviamente non si telefona questo numero, stiamo aspettando le promesse fatte dalla Lega, per adesso fatto nulla o poco, per non parlare della sicurezza della ferriera. Certo. Stoccata la Lega Nord. Allora, quindi utilizzate quel numero di telefono come sempre, anche Facebook e Twitter, leggo io, torno a leggere io, quindi paga doppia, leggerò gli sms come sempre in diretta. Dario, torniamo a lei, cosa vuole? No, poi darei la risposta a quel... Certo, dopo tocca a lei. Sulla sicurezza abbiamo discusso anche ieri sera, questo è un racconto degli ultimi giorni, è dovuta intervenire l'autista del bus di Trieste Trasporti per aiutare l'anziano, come avete sentito. Prego, donna, autista donna, eh? Indipendentemente dal tipo di prestazione, indipendentemente dal fatto che manca una continuità di informazione, no? Non è assolutamente possibile che le informazioni che vengono fornite sono fornite step, cioè vuol dire quando arrivi porti un documento, ritorni, ti dicono sì, ma me ne serve un altro ancora. Me ne serve un terzo ancora. E cioè lei non aveva un elenco delle cose Non è possibile. Servivano. Perché? Perché comunque anche quando chiedi l'informazione, un po' perché ci sarà l'operatore che è specializzato in certe cose piuttosto che altre, non dispongono di una linea guida, che ne so, come dire, arrivi, dici buongiorno, avrei bisogno di questo, e ti dicono buon, al martedì, al giovedì ci sono questi uffici, si lavora in questo modo, vai lì, trovi una continuità di informazione dove ti dicono produci questi documenti e poi vediamo avanti, no? E questa è la frustrazione principale, per poi non dire che insomma effettivamente partiti a febbraio, se non fosse stato appunto perché poi conosci le persone, chiedi, ti informi, saremmo forse arrivati a dicembre con l'appuntamento, al di là della gravità, perché ognuno vede i propri problemi con una gravità diversa, cioè i miei sono i principali, quelli di un altro magari sono superiori, okay. Però in linea di massima uno per accedere a un servizio in un modo o nell'altro può metterci anche 6-8 mesi per iniziare un percorso di qualsiasi tipo si possa immaginare. Io non sto parlando di un inserimento lavorativo piuttosto che di una soluzione abitativa o quello che è, ma solo per iniziare una presa in carico, scusa, una presa in carico rispetto a quello che possono essere poi, perché non è detto neanche che ci siano determinati aiuti o situazioni da poter risolvere, perché questo è un altro problema. Arrivano messaggi pesanti, qualcuno scrive: se da gennaio ad agosto non si è fatto niente per queste persone, ovviamente è un problema dei funzionari e della schifosa amministrazione, dicono addirittura di 15 anni. Quindi, insomma, non hanno mica tutti i torti, Quelli che scrivono non hanno mica tutti i torti, perché quello che è il grande problema
e che il funzionario, meglio la struttura, non si sente responsabilizzata di fronte a questa tragedia che noi stiamo vivendo in questo momento. Perché non è una tragedia solo di carattere di salute ed economico, ma è una tragedia per come viene gestita la macchina. Cioè, questo qua non va, non va detto che funziona male a Roma. Ormai questo tumore che noi abbiamo è un tumore in tutta Italia. Sì, io sono d'accordo con lei, se mi permette, sì. E mi scuso per averla interrotta. Il punto è questo, l'importante è non dare la colpa agli operatori che si trovano nelle varie UOT. Ho capito, però qualcuno... Anche perché esistono. E allora, bisogna avere... Un attimo. Quando uno va a fare delle azioni disciplinari, per capirci, la persona che agisce male, quella persona deve essere punita o quantomeno redarguita, e nessun sindacato si deve mettere... Faccio un esempio banale. Io ricordo gli operai che hanno rubato alla Malpensa, sono stati sospesi per 3 anni, sono stati condannati e sono stati riassunti con le paghe dei 3 anni che non hanno lavorato. Allora dico, per me queste cose qui diventano... Perché è la società che è finita. Per amor hanno di verità. Colpa anche le persone che lavorano. Okay. Bisogna dire le cose. Ci sarà quella percentuale fisiologica come dappertutto. Perché non che si sarà... può dare la colpa sulla politica. Un attimo. Allora, sta parlando con una persona che sta frequentando le UOT... dal 2009, siamo nel 2016, dobbiamo sono 7 anni. Sono le UOT, eh? Ah, scusatemi, le unità territoriali, cioè quando si ha bisogno dell'assistenza sociale, sì. Si va alla UOT di riferimento, via Pascoli, via Moreri. Perché abbiamo le soluzioni. Un attimo, non sto attaccando nessuno, sto spiegando come funziona. Quindi gli operatori sono là, sono anche tutti disponibili. Bravi. Tutti disponibili. Ma perché deve essere così? Perché così? Ma perché devo attaccare l'operatore che, mi scusi, sì. Lavora tutto il santo giorno, sì. E ha un'utenza spropositata nei confronti delle persone che io sono là tutti, a lavorare? Ci sono qua, delle realtà che vanno... Ci vuole un cambiamento diversa. Alla radice, bisogna prendere atto di quale sia la realtà oggi qui a Trieste. Non mi interessa del resto, perché in questo momento parliamo qui di questo territorio. Io sto parlando in termini generali. Prendere atto di qual è la situazione, non dare la colpa agli operatori. La colpa ce l'hanno tutti, perché quando si dà la colpa alla politica, dobbiamo renderci conto che la politica... Purtroppo ci sono i funzionari che danno delle risposte ai politici. Allora, qua e poi dicono, la colpa va sui politici. Il personale, no, l'importante è che la colpa non vada in basso, questo anche è il punto. In basso. Il personale anche in basso. Va professionalizzato. Ci dicano quando hanno fatto fare dei corsi professionalizzanti agli operatori. Intanto per dirne una. Via SMS. Poi vabbè, qualcuno dice che Furlanic con la barba sembra Patuanelli, è la seconda SMS che arriva due sere su Patuanelli, evidentemente. Comunque scusa, ce ne sono solo... tantissimi, ne leggo solo alcuni SMS. Aspetti, Patrizia, diceva Sossi poco fa, allora, che è il problema di macchina organizzativa, non ho capito. Certamente, ma qual è il rapporto, è quello che diceva, qual è il rapporto numerico tra l'operatore e i casi? Perché se io ho come il pronto soccorso, ma il pronto soccorso, non so, due infermieri in triage e ho 500 persone, allora possono essere bravissimi, quelli sono da santificare. Sì. Allora il problema è il rapporto numerico fra le sociali, il rapporto delle sociali, l'ingresso e la presa in carico, quello che diceva lui. Quanta gente c'è? Allora il problema è, allora, ottieni la deroga sulle assunzioni? Vai in regione, ottieni la deroga, certi servizi, non si può, noi abbiamo le riduzioni. Ma non è possibile che uno vada in un ufficio, vada a chiedere che documenti servono e lo fanno andare lì 4 volte perché non gli dicono tutti i documenti che gli servono. Dopo per amore, allora... Siccome siamo senza riuscire a estremizzare, no? Perché non bisogna estremizzare. Qua scrivono appartamenti per i clandestini, sanatori per i triestini, grazie Italia, altro messaggio polemico. Può essere anche che oggettivamente quell'operatore a cui si è rivolto gli ha dato informazioni che... Ce ne sono tante. Se uno va... È tornato incontrato sempre lo stesso? No. Curiosità. Ogni volta una persona diversa? Ogni volta diversa. E attenzione, non era l'operatore... Purtroppo bisogna dire, abbiamo bisogno anche di persone che si preparano alla propria professione futura, per non dire apprendisti, ma comunque insomma un qualcosa del genere, per cui si trova anche la persona che non è sempre la stessa, che
potrebbe dare delle informazioni, ma trovi anche persone una volta più esperta, una volta meno esperta, addirittura non la trovi neanche del stesso ramo. Questo sì, è. Diciamo poi che viviamo in un paese in cui non c'è neanche chiarezza su quali documenti servono, vero, perché poi magari le leggi cambiano continuamente. Sì, e dunque, una settimana all'altra. No, no, no. Ma, scusa. Cioè, adesso quando si parla di ISE corrente, cioè, gli stessi operatori non sanno esattamente cosa serve. Cosa, purtroppo il governo non si adegua. Cioè, è così, c'è poca chiarezza davanti, gli operatori si trovano lì a non saper nemmeno quale informazione dare all'utente. Capita anche questo. Cioè, io non voglio sparare addosso la classe che lavora, che dà i servizi, eccetera. Però, francamente, un po' di menefreghismo c'è, perché non ti danno le risposte puntuali. Perché se loro si metterebbero nei panni di quella persona che va a fare la fila, che chiede le informazioni, cioè chiede quelle informazioni, piuttosto che deve risolvere un problema che per lui è fondamentale. No, non per giustificare chi magari non è giustificabile, però parliamo anche di persone che magari si sono ritrovate in alcuni anni a passare da un ufficio in cui c'erano 10 persone. Ascolta, un aumento di persone. Ascolta, con io ti dico una cosa, io sono andato senza in una aumenti di stipendio, pertanto guarda, poco incentivato. Io ti posso dire una cosa. Cioè, dobbiamo guardare non anche ho fatto questo. Non ho fatto la denuncia perché non potevo recuperare i nomi di quelle persone. 8 mesi fa sono stato in una circoscrizione per fare dei documenti, mi sono seduto fuori e ho aspettato, aspettavo e vedevo un gruppetto di persone all'interno di un ufficio che chiacchierava, no? Un centro civico, escono dopo aver fatto campanello all'interno, escono su 4, 2 timbrano e 2 vanno fuori. All'interno vado a chiedere, scusa, ma quelle 2 persone lavorano? Per come mai non hanno timbrato? Era proprio il momento dei furbetti, dei cartellini, eccetera, eccetera. Dico, questa è la situazione. Cioè, fare il paragone del cartellino piuttosto la cattiva risposta, cioè bisogna responsabilizzare queste persone. L'amor proprio le dice. Intanto scrivono, provincia di Trento, contributi alle coppie sposate conviventi che si sposano entro un anno ed inoltre contributi per la restituzione, per la ristrutturazione. Decisione della regione, quella a cui facevamo cenno prima, è disastrosa. Son giusto, scrive questo SMS. Patrizia, voleva aggiungere? Sì. Io volevo aggiungere questo, per piacere, prendiamo atto della realtà, non siamo qui né per accusare né per dare le colpe, non mi interessa la destra, non mi interessa la sinistra. Infatti io non sto facendo. Allora, non mi interrompa, sia gentile, Slocar, per piacere, non mi interrompa, mi lasci almeno finire un piccolo concetto. Ha interrotto anche lei, quindi l'ho interrotto anch'io, poi io l'uso, interrompo tutti. Superiamo il problema. Ma non siamo qua per fare polemiche, questo è il punto, io non voglio far polemiche e non voglio neppure che questa sera ci riduciamo a dare la colpa a quello, a quell'altro, al terzo. Io ha cominciato lei con l'assessore, prego? Ha cominciato lei. Cerchiamo di risolvere. Allora, dicendo che ancora una volta, quasi io ringrazio. No, lasciami, per favore, Avarino. Ise, no, ma adesso vi interrompo così dopo la do la parola a lei. Ise, qualcuno scrive ancora: sì, certo, calcolato sui redditi di 2 anni prima. Certo. E lo stato attuale ormai il mondo è per i furbi. Cioè, allora, vorrei chiarire la questione con l'assessore Grilli, per piacere. Ho trovato disponibilità. Abbiamo parlato un'ora, io non l'ho accusato. Ho tra l'altro ricordato che doveva guardarsi i documenti perché non avrà tutto il tempo del mondo per fare tutto e subito, quindi ho trovato disponibilità dall'assessore Grilli. Perfetto. Io non ho accusato né Grilli né la nuova giunta. Che sia chiaro questo. No, ma questo è chiaro. Vi leggo un altro SMS, ne stanno arrivando tantissimi, vi ringrazio, molte segnalazioni. Danno e beffa ci scrivono. Licenziato nel 2013, ultimo reddito, l'indennità INPS nel 2014. Per la riforma ISEE, la mia situazione reddituale è quella del 2014. Anche se, quello che dicevamo, no? Anche se da 2 anni non ho più reddito. Così non posso accedere a nulla. Né reddito di cittadinanza, né esenzione del ticket sanitario. E a 55 anni vivo di elemosina. È Massimo da Udine che ci segnala questa cosa. Questo è il problema. Di norme nazionali. Certo. Quindi, ora chiudendo il cerchio, perché sennò veramente abbiamo parlato del nulla fino adesso, perché fino adesso
io, se devo essere sincero, ho sentito un signore che diceva: non sono stato ascoltato bene, qualcuno mi ha dato delle informazioni errate. All'inizio si è detto: forse la politica è lontana e distante, indipendentemente che sia destra o sinistra. Io vi ho detto: se l'amministrativo ha sbagliato o ha dato informazioni errate, ormai siete, per fortuna e giustamente, dico, almeno arrivati subito o perlomeno quasi nell'immediatezza all'assessore, il quale non è un assistente sociale, ma per quanto di competenza verificherà se qualcuno può avere in qualche maniera dato delle informazioni errate, poi sbagliato, e ha da due giorni le informazioni che sono arrivate. Perfetto. Chiuso. Quindi questo è, per me, la diatriba, tra virgolette, è chiusa. Però futuro, cosa diciamo? Io le dico che innanzitutto in questi primi due mesi e mezzo l'assessorato ai servizi sociali ha implementato il proprio organico per cercare di evadere nel più breve tempo possibile, nel migliore dei modi, le pratiche che erano in sospeso, riferite in particolare al sostegno al reddito, e in sospeso di mesi e mesi relativi ai precedenti, non voglio dire amministrazione, esercizio, infatti, quindi andiamo d'accordo. Ma la prima cosa che ho detto a Grilli, ben venga, ecco. Poi nell'impegno, obiettivamente, ora siamo tutti grandi e maturi, non ci piace dire piove governo ladro e dare la colpa, come noi si sta portando avanti alcune iniziative, alcune idee, anche nel campo dei lavori pubblici di cui parlavamo oggi, programmate almeno in parte dalla giunta precedente. Io do atto che c'era stato un calendario, bene, uguale riguarda anche tutti gli altri ambiti, le diverse aree dell'amministrazione comunale. Questa amministrazione comunale, questa giunta in particolare, si sono impegnate a rivedere anche quelli che sono i regolamenti nell'ambito dell'assistenza sociale. Certo. Si sono impegnati a motivare. Si sono impegnati a motivare maggiormente le diverse funzioni e le diverse persone, che sono molte, ma sono poche rispetto evidentemente alle esigenze della collettività. Quindi da questo punto di vista io spero che si possa dare un contributo maggiore, non al primo o al 10 di settembre, ma magari già quando verranno rivisti i regolamenti. Io colgo l'occasione, perché lei mi sembra fa parte è presidente della commissione lavori pubblici e patrimonio immobiliare, giusto? Sì. Quindi bello sarebbe, una delle tante richieste proposte che abbiamo fatto all'assessore Grilli, è di vedere quanti appartamenti del comune ci sono sfitti, quanti sono occupati e perché sono ancora occupati, visto che dovrebbero andare mano a mano all'ATER e quindi liberare gli alloggi di emergenza. Vediamo, ma lui non è, quindi l'unico caso. Certo. Quindi, non è l'assessore Grilli, tra virgolette, competente per il patrimonio, bensì l'assessore Giorgi. Ma al di là di questo, immagino che si parlino chiaramente in una giunta. Lei ha fatto un'interpellanza, insomma, una richiesta anche a me. Io ben venga, mi posso attivare nel mio. Dare informazioni volontariamente, le graduatorie ATER poco ma sicuro ogni tre anni. Al di là di questo, poco ma sicuro che c'è la volontà di farlo, che e ho avuto una volta, vi prego, se no non si al capisce. Di là del vostro gruppo anche altri tra virgolette referenti che mi hanno detto della piena disponibilità e la voglia di iniziare un percorso. È evidente che non possiamo trarre delle conclusioni a un mese e mezzo. Le WOT sono nel caos totale, ci scrivono. Fatta domanda a sostegno al reddito nel mese di maggio, esattamente il 18, sono arrivati i soldi di luglio e agosto, ma non quelli di maggio-giugno. Ma com'è possibile? Siamo una famiglia di quattro persone senza lavoro con due minori. Fate voi. Era una delle sarà colpa di qualcuno. Che avevamo strappato l'assessore e quindi in teoria quelli erano stati erogati. Fermi. I poveri a Trieste sono causati dalle scelte economiche scellerate dei politici triestini. Scrivono come attacco. Fermi. Ancora si capisce. Ne leggo ancora. Con tanta povertà e miseria che c'è in giro, mi sa che anche il ceto medio arriverà alla povertà. Troppe tasse, troppe spese, scrive Paola. Ne leggo un ultimo, eccolo qua. Il lavoro delle assistenti sociali viene svolto con abnegazione dalle domiciliari. È scandaloso, scrivono ancora, non ho capito qual è l'idea forse. L'ATER ti fanno fare ISEE per il canone e poi ti mettono il canone con... Manca un pezzo, se riuscite a mandare la seconda parte. Dario, voleva intervenire così chiudiamo il giro? Sì, si dicevano sulle graduatorie per esempio dell'ATER, non sono integrabili, cioè una persona quando se mai riesce ad accedere a un bando per concorso di quello che può succedere, deve rimanere così fino alla futura ipotetica assegnazione. Se c'è un aggravamento, perché di solito i miglioramenti non ci sono, non si possono integrare le documentazioni di nessun tipo, tranne se non si è ultra 65 anni oppure
non si ha un modo di poterlo fare tramite assistenza sociale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna accedere a un servizio del comune, bisogna sviluppare tutto il percorso, il discorso, per poter accedere a qualcosa che comunque va per graduatoria, va per graduatoria, che non è integrabile. E quindi sì, siamo di nuovo punto a capo, cioè non è sperabile. Il punto dolente è che le graduatorie alte, la normativa di riferimento anche quella, non è fare uno scaricabarile, perché obiettivamente se no sarebbe troppo facile, è di competenza regionale. Quindi, sì, ma basta andare quindi, a parlare. Babuda, chieda a Grilli la copia dei documenti che abbiamo consegnato. Abbiamo fatto delle proposte risolutive anche per la regione. Quindi dico, quindi, a maggior ragione, una sinergia, a maggior ragione, no? Dico, ricordo l'ater, che l'ater non risponde. Avevamo cercato anche di istituire e inserire dei criteri di premialità. Allora premialità per i residenti, provato, per i cittadini. Ci proveremo noi allora a farlo. Ora rispondere. Cercheremo di farlo anche, o meglio, lo sta già facendo l'assessore che proprio abbiamo nominato prima, Giorgi, anche di cercare di, proprio in merito agli appartamenti, non solo quelli del comune sfitti o da ristrutturare, ma altri alloggi di terzi soggetti e comunque amministrazioni pubbliche, di metterli di nuovo sul mercato a disposizione. Quindi ci sta lavorando su questo. Obiettivamente è un discorso diverso da quello che è di carattere sociale. Può essere e può avere magari dei criteri di premialità per i giovani o per le giovani coppie. Ecco, è differente da quelli che sono i casi emergenziali. Comunque, ben venga se ci sono delle proposte vostre che evidentemente... Allora, qua scrivono, l'importante è che le premure siano per i clandestini, che pranzino, cenino, dormano... Ma è la verità. Tutti, e dico col telefono e che si trovi ben fermi, i triestini senza lavoro, ammalati e magari con lo sfratto possono aspettare. Dovevamo, è vero. Dobbiamo vergognarci ad essere ma italiani. Noi dobbiamo veramente vergognarci. Noi dobbiamo veramente vergognarci. E loro purtroppo non possono, anche qualora vanno a chiedere all'ATER, loro devono sicuramente sperare nello sfratto per poter attingere a un appartamento, ma ci rendiamo conto? Noi dobbiamo vergognarci del fatto che negli ultimi 30 anni i redditi più alti sono stati sempre più detassati, si è creata questa guerra tra poveri e Anche la crisi adesso che ha portato anche la classe, però, chiamiamola media, in una situazione imbarazzante. Francamente... Cioè, francamente, ci scontriamo tra i ragazzi che vanno scontrando tra i ragazzi che vanno in palestra extracomunitario, meglio clandestini, che vanno in palestra pagati da noi, e i disgraziati che non hanno una casa. Questa è la vergogna, no? È una vergogna colossale questa qua, perché lascia stare l'accoglienza, ma anche la palestra, ma che si vergogna, no? No, ma scusa. La vergogna probabilmente è che la forbice tra i più ricchi e i più poveri è sempre più ampia. Ma pensiamo alle nostre persone più povere. Allora, 35 euro al giorno. Si pensa alle nostre persone più povere forse facendo una politica fiscale diversa rispetto a... C'è l'intervento di Renzi adesso, oltre al sostegno al reddito della regione Friuli Venezia Giulia, arriva l'intervento di Renzi per le famiglie bisognose, no? Sì, ma si ferma con l'ISEE a 600 euro. Legato al voto sul referendum costituzionale, è un voto di scambio, l'ha fatto durante le europee, l'ha fatto durante le europee e ogni elezione, adesso che si è accorto che le pensioni minime non sono sopportabili. Però non tassare le pensioni più alte in modo diverso. Sì, allora io vorrei il problema se sappiamo che siamo oggettivo. Qualcuno l'ha votato per 80 euro e se sappiamo che adesso sta facendo della beneficenza per ottenere il sì alla al prossimo referendum, è evidente una sola cosa, che per me non bisogna votare a sinistra, chiuso. E se voi litigate tra virgolette con Renzi, beata l'ora, perché vuol dire che Renzi ha delle posizioni che per quanto ci riguarda ci sono distantissime rispetto al centrodestra, sono distantissime da quanto riguarda il centrosinistra. Da soli fate il migliore spot. Cosa visto diceva che Renzi, quando ha incontrato Zuckerberg prima, di Facebook? Ha comprato adesso, sì. Evitiamo forse poteva dire, invece di fargli tanti complimenti, forse poteva
annunciargli che mi scuserà, ma dal prossimo anno magari in Italia non pagherà più lo 0,07 di tassazione su quello che guadagna, ma magari pagherà il 30% come un normale contribuente italiano, perché Facebook praticamente poche tasse come Apple è successo adesso, esatto, con l'Europa, forse, 35 euro al giorno risorse, sia per gli italiani Facebook, poveri che per gli immigrati. 35 euro al giorno che fanno comodo agli amici dei politici, scrivono via sms, eh? Basta prendersi con gli extracomunitari, diceva allora, Sossi. Aspetti Patrizia, Sossi, il problema è, io so che sarò poco interessante, però formalmente come funziona quel servizio sociale, no? Perché sono dovuti ricorrere a tre amministrativi esterni? Perché là dentro non c'erano più amministrativi, sono state presentate 60 volte, il sindacato è venuto, ha fatto le commissioni, assistenza, ha detto guardate che il settore assistenziale non può essere sorretto sulle ex domiciliari inidonee, ex domiciliari inidonee, che sta agli sportelli, perché gli ex domiciliari inidonee hanno un'altra professionalità, arrivano da altro, no? Certo, allora da quando non si assume e non si ristruttura un settore che non va né avanti né indietro, allora è un settore in crisi profonda. Infatti cosa ha fatto Grilli? Ha dovuto dire assumo tre, no, ha chiamato Terranova che è un mastino, ha preso tre amministrativi. Chi ha assunto è stato l'assessore del personale, ma per altre figure A e B, se non sbaglio, perché ricordiamolo che adesso sono state assunte proprio circa una ventina, 30 persone. Bisogna riqualificare, come dice. Cioè, ogni posto di lavoro, lui quelle persone, è tecnico elettronico, c'è una professionalità, allora dietro lo sportello devo avere una persona che è una professionalità, o devo mettere tutti? Ma questo uno che passa, ha detto che c'era bisogno di assumere, gli abbiamo detto per fortuna almeno adesso che sono assunte tutti, cioè nel senso tu lei dice che non sono state assunte, sono rimaste integrate situazioni di gestione, ma riusciamo a capirci? O lei Babuti deve fare ogni volta il salto oltre l'asta? Lei ha già dato una scimmia ad altri, Sia tranquillo. Lei si sta agitando con me senza motivo. Mi stava simpatico fino a prima di entrare. Ma sta dicendo roba. Lei si sta agitando con me. Risponda sul merito. Sì, mi dica. Gli ho fatto una correzione. Ho detto guarda che non sono state assunte tre. Assunte tre persone, ma perché lei ha spostate tre persone? Bravissimo, le hanno spostate. Lei ha appena detto che le hanno assunte, quindi le ho detto. Sono 35 anni che le ha sindacalizzate. Ho capito, ma non l'ha fatto bene. È 35 anni che fa il sindacalista. Ma se lei mi dice che Grilli ha assunto tre persone, vuol dire che non sa di cosa parla. Perché l'ha appena detto lei, si riguarda le registrazioni. Poi se si agita è un altro discorso. Lei ha detto l'area ha assunto tre persone. Io mi sono permesso di dirle, sì, non sono state assunte. Sono state spostate. Bene, poi lei si arrabbia e si arrabbia avanti. Quindi lei dice è stato potenziato il servizio. Potenziato questo è il concetto. Guardi, lei non litighiamo su questo. Si prova a riguardare su YouTube le cose, forse ti funzionano meglio dopo 35 anni di sindacato. Sono sotto attacco da Stato e Regione e devono fare da tappabuchi spostando persone perché non possono assumere. Da una parte all'altra. Non preparare. Dunque, persone che magari in una delle aree più difficili che ci sono, e quindi dopo un po' di tempo purtroppo rinunciano e scelgono un'altra area. Allora, ai comuni che sono gli enti più virtuosi quando si parla di unioni di comuni, ma che aboliscano le regioni piuttosto, sono i comuni gli enti più virtuosi e sono da 10 anni sotto attacco, ci sono aree in cui è impossibile lavorare perché sono sotto organico, che sia centrodestra o centrosinistra, le conseguenze poi le subiscono gli utenti. Allora, ho pagato per 20 anni i contributi, ho 600 euro di pensione, non posso pensare che chi non ha pagato mai niente riceva come me o quasi. Scusa, con 42 anni dei contributi andrò in pensione nel 2022, 40 anni di contributi con me, ecco. Da ai puffi, lo leggo, scusate, non l'ho letto precedentemente, vado al volo. Benedetti. Ai puffi di Borgo, da un giorno all'altro ho visto molti bambini color cioccolata che giocavano. Ma quei bambini hanno l'appartamento con quanti punti e pagano l'affitto?
anno con l'H, mi raccomando. Le elargizioni di Renzi sono oneri derivanti dall'incremento del debito pubblico, scrivono via SMS. Perché la sinistra è tanto fare... vuole l'invasione, insomma, questo è il concetto. Come pensano di sistemare tutta questa gente in un prossimo futuro? Ragazzi, aiutatemi, cioè, nella scrittura di questi SMS, via, dai, che già devo fare anche quello. Allora, ci fermiamo per un minuto e ripartiamo da qui, vi aspettiamo. Il caso Cinghiali si arricchisce di un capitolo nuovo, certamente non voluto. Questo cartello appare all'ingresso dell'edificio che nel comprensorio di Via Commerciale ospita la scuola elementare Longo. Un bel inizio d'anno scolastico, niente da dire. Giorni fa, di sera, l'avvistamento più recente. Una famiglia di cinghiali, papà, mamma e quattro cuccioli, la formazione potenzialmente più pericolosa, si aggirava nella zona più vicina all'asilo nido. Ieri un funzionario delle guardie forestali ha compiuto un sopralluogo sottolineando una serie di problematiche, soprattutto i varchi fra le recinzioni che consentono agli animali di entrare nell'ampia zona verde senza eccessivi problemi. Noi interverremo sicuramente come verde pubblico per ripristinare le recinzioni laddove sono rotte, però bisogna assolutamente dire che questo non è l'unico ingresso da parte dei cinghiali, perché ci sono dei muri, dei muretti che sono troppo bassi, i cinghiali li scavalcano, ci sono ulteriori ingressi dalla parte non visibile, lato commerciale, e di conseguenza questa è soltanto una dei lavori che possiamo fare e che abbiamo già dato incarico di fare immediatamente, magari con una recinzione provvisoria, in modo che i cinghiali da quella parte lì non possano assolutamente entrare. C'è dell'altro: alcune parti del giardino del comprensorio risultano ben curate, altre decisamente più incolte, e sono queste quelle che i cinghiali prediligono. Inoltre, da un punto di vista prettamente amministrativo, gli interventi, a questo punto più che necessari, potrebbero risultare difficili da coordinare, essendo in presenza di competenze statali, regionali e comunali. Mi pare di aver capito che è un problema che comunque non è nuovo in quella zona e sicuramente lo approfondiremo, fermo restando il fatto che la forestale regionale ieri è intervenuta e le determinazioni del caso spettano a loro. Il problema dell'invasione progressiva dei cinghiali nell'immediata periferia cittadina, venuto alla luce da qualche anno stante lo sconsiderato comportamento di chi dà loro da mangiare nonostante i ripetuti inviti ad astenersi, favorendo una sorta di urbanizzazione dei branchi, sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. La zona di Via Commerciale in tal senso è fra le più pericolose, come è stato da tempo sottolineato anche dai residenti. Allora, ne sono arrivati tantissimi di messaggi, scusate se no vi sento da casa, c'è un macello, e segnalazioni. Siamo due pensionati con una sola pensione di 870 euro, paghiamo al comune un canone di 300 euro, la domanda del sostegno al reddito ci hanno detto che non ci appartiene, quindi evidentemente forse che hanno un introito eccessivo. Ora domiciliari allo sportello e molto competenti, cooperative per assistenza agli utenti. Vabbè, questo ancora sull'assistenza domiciliare. Il problema, eccolo qua, è che non c'è nessuno, dicono, che controlla le decisioni degli assistenti sociali e il loro operato. Okay. Segnalazione. I bambini non hanno colore, è arrivato un altro SMS in risposta a quello di prima. Troppi neri a Trieste, scrivono qui, tutti mantenuti da noi, i nostri figli sono all'estero a lavorare, questi ne arrivano tantissimi, io ne leggo solo alcuni e con una certa varietà perché sennò non ci aiutano anche nelle segnalazioni. Molto semplicemente, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me, non ha alcun valore per diverse persone indipendentemente dalla categoria cui appartengono. Vabbè, c'è anche della poesia. Le regioni, quando sono state volute, era prevista l'abolizione delle prefetture, la riforma costituzionale segue la stessa scia, cambiando il nome al Senato e lasciando in piedi tutto l'apparato. Renzi, ma chi ci credi, prendere per il... Allora, ok, ce ne sono tantissimi, insomma, SMS ne arrivano in continuazione di segnalazioni, qualcuno, insomma, cerchiamo di leggerlo con più frequenza. Questi altri casi, insomma, li ripercorriamo anche nel corso di Ring. Ricordatevi 340 700 6567. Speranza, Dario, chiudiamo qui anche con lei, Manuela, giusto per non
tenervi tutta la sera. Abbiamo capito, cerchiamo di portare avanti insieme a voi questa battaglia anche per velocizzare. Patrizia, ci spenderemo per organizzare magari un incontro in modo che sia affrontata la loro pratica in modo più rapido. Sì, perché è necessario trovare una soluzione. Posso aggiungere una cosa? Volevo rispondere al buon Furlanic sulla questione degli immigrati. Con molta pacatezza, e i triestini in stato di bisogno vivono malissimo la situazione con gli immigrati. Io trovo che per evitare la guerra fra poveri una volta per tutte basta solo adottare in qualsiasi graduatoria, compresa anche per l'assegnazione dei contributi da parte dell'assistenza sociale, quindi fare un regolamento con il criterio di maggior anzianità di residenza. A me va benissimo che siano aiutati tutti, però prima aiutiamo i triestini, quindi a scalare chi ha più anni di residenza. Dario, su questo d'accordo? Cioè, è semplicissimo, ragazzi, a quel punto non si parla più di guerra fra poveri. Qua scrivono i politici, scusate, i politici non si rendono conto che con tutti questi arrivi si sta formando un esercito che non saremo in grado, scusate se non capisce Babuda, aspetti, i politici non si rendono conto che con tutti questi arrivi si sta formando un esercito che non saremo in grado di gestire, a nostra volta dovremmo fuggire, diventare noi rifugiati. Tanti anni fa per vedere uno di colore dovevi andare ad Aviano, ora te lo trovi quasi in casa. Vedete che ne arrivano tantissimi di questi messaggi. Perché non è vero? Messaggi. Non è Dario, vero. Cosa pensa di questa, di quello che ha detto anche Patrizia adesso? Ma sicuramente condivido la posizione di Patrizia, però mi permetto di dire una cosa che la sento e la vedo, la vivo quotidianamente. Io sono convinto che comunque non serve prima, serve di più a chi ha dato, ha lavorato, ha vissuto in città. Non serve prima, serve di più. Poi, giustamente, se c'è, si aiuta chiunque altro. Non è una questione di colore, non è una questione di necessità di null'altro, perché non è solo l'immigrato giovane, perché c'è anche il triestino anziano che si trova nelle condizioni che sono forse anche peggiori di quelle che vivo io con mia moglie, no? E si vede scavalcato o comunque non pensionato. Sì. Non attenzionato come dovrebbe essere, perché poi diciamoci la verità, sicuramente una buonissima e alta percentuale di persone che richiedono un'assistenza perché fuggono non si capisce bene da dove, non ne ha titolo, non ne è giustificata, perché anch'io vorrei andare in un posto dove potrei mantenere mia moglie e vivere con uno stipendio o indifferentemente cosa, non è possibile. Ci sono delle persone che hanno diritto perché fuggono, scappano, hanno tutto quello che si può dire e giustificare, ma ci sono delle persone, e purtroppo sono tante, che si accodano e approfittano. E questo non è giusto per chi si trova a vivere delle condizioni simili o anche peggiori di quelle che vivo io. Scandalo, beh, ci sono tantissimi pensionati che vivono sotto la soglia della povertà, anche a Trieste. Scandalo, segnalazione, qui ci dicono 80 euro, ci dico, questo è il titolo, conosco un ricco commerciante, non dico di dove però, del Friuli Venezia Giulia, perché sennò i riferimenti sono troppi, poi si può capire. Conosco un ricco commerciante, proprietario di alberghi, negozi e numerosi appartamenti, che ha assunto un proprio figlio con contratto dipendente, gode degli 80 euro e viaggia in Porsche. La Porsche immagino non sia intestata al figlio, quindi sarà del padre, insomma a quel punto è una cosa che può succedere. Con la lira avevamo 1 milione e vivevamo bene, adesso con 500 euro siamo alla fame, altra segnalazione. Allora, sono tutte tematiche della Lega queste qua, tutte in risposta a quello che è il primo SMS, no? Che la Lega cosa ha fatto, cosa sta facendo, le risposte proposte dalla Lega, ecco, non guarda io prendo atto che qui potresti sederti da questa parte qua, perché ormai del PD vedo che ormai non c'è neanche più nessuno, sono sciolti. È imbarazzante anche la dichiarazione di Cosolini, che è pronto adesso a collaborare. Volevo arrivare a questo, prima... aspetti Slocker, c'è un messaggio ancora per lei. Qua scrivono: spero che il signor Danilo venga in Piazza Unità il 14 settembre alle ore 14. I lavoratori precoci di Trieste scendono in piazza, non so se precari, forse c'è il correttore automatico del telefonino, immagino che sia precari. Più che i lavoratori precoci ormai penso che ce ne siano ben pochi in questo paese, vista la disoccupazione giovanile. Ci sono purtroppo i disoccupati precoci, quello sicuramente. Credo che sia lavoratori precari il 14 settembre alle 14 in piazza. Scendono in piazza mentre una delegazione è ricevuta a Roma. È un gruppo di Facebook, quindi come Triestini in Lotta,
insomma è un gruppo di condivisione attraverso i social network e di confronto di 15.000 persone, ma nessuno ci dà una mano a informare. Lo facciamo, insomma, noi vi raccontiamo il 14 settembre in piazza alle 14, Piazza Unità. Dario, grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. La lasciamo, ci saluti ancora tanto Manuela, un abbraccio fortissimo. Noi rivediamo che cosa ha detto invece il senatore Russo ieri sera, perché ha colpito, insomma, e poi torniamo quindi alla questione anche di Porto Vecchio e gli altri temi della città. Perché oggi c'è stata ovviamente una reazione anche politica, ha colpito davvero, insomma, questa dichiarazione del senatore che sfidò Cosolini alle primarie. Perché dice questa cosa? Sentiamo Francesco Russo. Ma guardi, io dirò forse una cosa che prova a scandalizzarla. Io faccio il tifo per questa amministrazione comunale e per il centrodestra affinché si realizzi Porto Vecchio nei tempi più brevi possibili. Perché guardi, Porto Vecchio è un'opportunità... Per Porto Vecchio o ti fa il tifo per l'amministrazione? Ma io faccio perché il tifo, sono un po' sottile. Io faccio il tifo per Trieste, faccio il tifo perché Porto Vecchio è un'opportunità talmente bella che non può essere messa in difficoltà da personalismi o da divisioni di partito. Mi sembra in queste settimane non si sia molto occupato di Porto Vecchio. L'ho visto. Eppure vuole spostare il mercato ittico lì. Giorgi ha proposto il casinò, va bene, può essere anche una butade o comunque per qualcuno è stato così, però... Mi fa paura l'idea che se si pone il problema di dove mettere i pesci, il giorno dopo si trova una soluzione in Porto Vecchio. Se un pezzo di università sta stretta nella sua sede, le si propone di andare in Porto Vecchio. Io vorrei davvero avere una visione di insieme, sapere qual è il progetto complessivo, poi lo realizzeremo passo passo. In questo momento... quell'idea di spezzatino, insomma, no? Un amico mi viene a chiedere uno spazio, beh, insomma, lì mi avanza e gli diamo. I 50 milioni sono un inizio, appoggerò il sindaco anche presso il governo, che sicuramente farà di tutto perché quei soldi arrivino presto e siano spesi bene. Però ho ricordato di Piazza e Rossi una cosa molto semplice. Oggi gli investitori che sono venuti già a vedere l'area, perché è un'area ghiotta, è un'area che interessa, che piace, stimano investimenti possibili fino a 5 miliardi, dai 4 ai 5 miliardi di euro. Allora, 50 milioni sono l'1% di quell'investimento. Mi sta benissimo che oggi Rossi e Di Piazza si occupino di quell'1%, ma chiederei loro e offro la piena disponibilità assoluta a collaborare per capire come si fa il 99% dell'opera. Perché Così Russo ieri sera, tantissimi sms, c'è un dibattito davvero... al 340-700-6567 sui migranti. Intanto scrivono poi: buonasera, più controlli a San Giacomo dalle 24 alle 5 per rientrare o per andare a lavorare, brutta gente per le vie interne. Volevo dirvi intanto che qui è proprio lavoratori precoci, sono in 15.000, me lo ribadiscono, quindi ha scritto un altro messaggio, si chiamano lavoratori precoci, c'è questo gruppo. Ci fa piacere comunque pubblicizzare la loro iniziativa. I rifugiati o clandestini perché non possono essere gestiti dal comune? Attivando una cooperativa, questa è un'altra proposta. Sapete che invece poi il tema dell'accoglienza è stato tolto, la gestione dell'accoglienza proprio dal comune invece, e ora se ne occupa in primis la prefettura. Una sola risposta: dopo che i migranti avranno avuto il permesso di soggiorno e non avranno più benefici di 35 euro, cosa faranno? Scrivono ancora, non cambia, non è che sono due cose diverse, no? Gli darà altri 50 per vivere meglio. Comunque i lavoratori precoci, sai cosa si intende? Quelli che sono andati a lavorare a 15 anni, a 14 anni c'è scritto, esatto, sì, e che quindi anni. Non è possibile e pensabile che si richieda che lavorino fino ai 70 anni, La riprova, sono quelli danneggiati dalla riforma perché lavorano di più pur avendo iniziato per prima. Infatti, esatto, riforma Fornero. Io in Piazza Unità ci sarò perché sono un precoce anch'io. Il 14 alle ore 14. Bisogna far capire a Russo che lui è fuori dai giochi, soprattutto con le sue speculazioni, dicono. Vabbè. Allora, tante segnalazioni. Russo punta alla regione, quindi tante dietrologie politiche. Vi ricordo quel tweet che vi ho fatto vedere prima, insomma, sul... Forse deve ancora capire con che schieramento vuole... Ma basta vedere che ecco Cosolini che dice di essere pronto a collaborare con Cosolini lo rincorre, evidentemente...
Ricorre Russo. Cioè, nel centrodestra avete l'imbarazzo della scelta su chi candidare per le regionali, dai, mi pare di capire. Dici che potremmo candidare Cosolini? Beh, lo so, vediamo. No, beh, non demolire anche la regione dopo Trieste, no, basta. Perché Russo dice questa cosa? Sloka. Perché Russo dice questa cosa? Perché deve ogni tanto uscire fuori con qualcosa di forte. Perché in realtà lui a tutt'oggi di concreto, nonostante i proclami che abbia fatto, non ha sicuramente il potere di costruire o dare delle risposte. Lancia queste provocazioni. Ma è una provocazione, è una provocazione. Come è stata la provocazione poi alla fine della fiera del Porto Vecchio? Io mi auguro che il Porto Vecchio venga fatto, ho sempre i miei grandi dubbi. Ma mi auguro veramente, perché il futuro della città, mi auguro che per tutti quanti. Però cioè, parliamoci chiaro, il Porto Vecchio si vorrei sapere dove sono i 50 investimento pubblico. Vorrei sapere dove sono i 50 milioni, tanto per capirci, mi sembra che di questi 50 cultura, l'attività culturale. Quindi per momento i 50 milioni ragazzi, ma se arrivano arrivano alla regione, come abbiamo detto, tra le altre cose, quindi figuriamoci di cosa stiamo parlando. Vi leggo un altro sms perché questo è divertente. Tra poco ascolteremo la replica di Deli Quadri, ve lo ricordo. Domani troviamo il personale al maggiore o sono tutti al corso di ballo? Che vergogna. Per ora. Ma no, ma dico una cosa: non avevano un'altra persona, metterlo in paga anche là. Ma viva Dio, è una vergogna, no, questa qua. Scelgono le persone che sono già remunerate e che hanno fatto fortuna anche grazie alla politica. No? E li inseriscono in posti dove che un ragazzo, una persona anche matura, preparata, che ha spasso, poteva prendere quei 2.000 euro in 6 mesi, no? Perché questi sono i numeri, no? Allora, intanto poi scrivono ancora su San Giacomo, questo è interessante, quindi prendetelo in carico, come si dice. Giusto, buonasera, giusto il messaggio su San Giacomo, non si è sicuri neanche a portare il cane dopo una certa ora. Segnalazione ancora su quello. A proposito di stranieri, a Jovanka hanno rinnovato il permesso di soggiorno. Per quello si è fatto la barba lunga, ti sembri un afgano. Sì. Caro, tira a posto. È a posto. L'afgano è a posto. Quindi, Sossi, mi dia la sua lettura politica. Che fa Russo? Ma allora, intanto questa mattina io ho sentito... Intanto voteranno al... forse al... Sì, Russo farà uno strappo e voterà no e lui andrà avanti in Senato, quindi sarà ecco. Voterà no e quindi non passa, no? È la riforma e quindi lui continua. Quindi farà di nuovo il senatore. Renzi che sarà fino al 2028. Sì. Allora, il problema, allora, certamente che lui, come sempre, ha fatto un discorso, ecco, però serve un intento che va al di là del dato politico, perché volente o nolente si è messo in moto una situazione in quel Porto Vecchio. No, volete o niente. C'è il problema di intavolazione, io ho sentito questa mattina, c'era proprio Camber a Sveglia Trieste che diceva che ci sono problemi sull'intavolazione. Allora, se ci sono problemi, ecco, volevo, sono sereno adesso, guarda, allora, sono anche problemi. Ieri sera stessa abbiamo chiesto a Russo, ma scusi, di chi è il Porto Vecchio in questo momento? Lui fa, ma tecnicamente, però faccio dell'autorità portuale. Chi lo mantiene il Porto Vecchio? Una delle ultime delibere, poi 18. Io all'epoca, parliamo di qualche mese fa, avevo la fortuna di essere nel gradino più basso nelle circoscrizioni, si ebbe a disquisire, ad approvare una... delibera che prevedeva proprio lo spostamento anche di quelle che sono le attività o di quelli che sono gli enti statali che nel Porto Vecchio hanno la propria sede. Quindi mi ricordo Cosolini che era venuto a fare la presentazione nelle diverse circoscrizioni e chiesi: abbiamo trovato una soluzione per questo, sono già stati intavolati, quali saranno gli oneri immediati? 9 milioni di euro solo per mettere in sicurezza le cose minime. Quindi quando parliamo di 50 milioni che arrivano, infatti, e per la cultura parliamo del nulla. Scusami se ti ho interrotto. È andato via, chiaro, andato via, perché il problema centrale è quando si finirà il processo di intavolazione. Tutto cadrà sulle spalle del comune, che deve garantire, chiaro, poi la sicurezza
garantire la manutenzione delle con strade, degli immobili. Chiaro. Bravo. Quanti fare soldi? Sottoservizi. Quanti soldi? Allora, si ricorda quando lo dicevamo noi, però venivamo attaccati. No? Quando abbiamo sempre detto due anni fa, guardate che se passa, dove trova i soldi il comune? Ecco, intanto siamo ancora fermi lì. Poi noi siamo quelli che dicono sempre cose sbagliate. Il problema è che andiamo troppo avanti. Abbiamo per fare un passo alla volta. C'era un vecchio proverbio russo che diceva che il pollo si mangia un pezzo alla volta. Perché se io mangio tutto il pollo, mi ammazzo. Quindi lei per lo spezzatino a proposito. No, però devo capire quali sono i passi, perché ho bisogno. Ma tu di devi venire con noi, Marino. C'è talmente le idee chiare e lucide che devi passare col centrodestra. Ma adesso è stato che devo passare. Ha solo un problema di rapporto con Babuder, casomai. Però Sonia, che mi devo passare. Stavo sentendo, Non passo da nessuna parte. Allora, formalmente. Allora, cioè senza fare demagogia e fumo con la manovella, allora bisogna cominciare a discutere. Allora, i processi vanno avanti un pezzo alla volta. Qual è il processo successivo? Allora, il comune è in grado, ha le capacità tecniche, ha le capacità di vedere, no? Perché gli hanno messo in mano una situazione che è grandissima. Cioè, la questione del Parco del Mare, che in teoria si è pensato, almeno il centrodestra pensa di poterlo realizzare in quell'area. Aspetti, c'è il mercato ittico, c'è l'ipotesi, adesso quella del casinò, la ricordavamo ieri sera, proposta da Giorgi, e non mi pare che Furlan ci fosse contrario, perché a Sveglia Trieste aveva detto che è una cosa che è come nascondere e mettersi il prosciutto davanti agli occhi, ci sono, perché non farlo qua, no? Però il senatore Russo ieri sera diceva che è preoccupato dall'idea che ogni problema si risolva assegnando una porzione di Porto Vecchio e senza avere un disegno totale. Su questo che dici? Allora, io sono convinto, innanzitutto bisogna capire quali tipi di interessi, perché sono tutti questi investitori. Io vedo tutta sta gente che arriva con i pullman e ogni mattina dici: ah, questo mi prendo mio. Allora, oggettivamente, per amore di Dio, io vorrei capire sempre, perché vi ricordate i bandi della Monassi? E dove sono finiti i bandi della Monassi, che aveva dato lo spezzatino, e dovevano essere interessate tutta una serie di aziende, la Fincantieri. Non so se, ecco, sul Porto Vecchio è come un film di Walt Disney, perché sono 40 anni che tutti devi arrivare, gli astronauti no, che arrivano giù. Allora, onestamente, gli è arrivata sta roba al comune. Il comune è come un pugile suonato, perché da un punto di vista strutturale, gestire quella partita là, che migliaia di metri quadrati, intavolare migliaia di metri quadrati, capire tutte le difficoltà sull'intavolazione, solo quello ci vorrà poi anni. Prendere anni e prendere poi sulle spalle tutti i costi oggettivi, i costi, le manutenzioni. Vedi, perché noi contrastavamo quando prima e dopo la campagna elettorale dicevamo: non è che abbiamo il porto perché ci abbiamo messo dentro il trenino. Quindi, fermo restando che da parte nostra, me compreso, c'era l'auspicio, la voglia e il piacere di poter, come tutti i triestini, di noi fare. Tutti siamo diventati vecchi parlando del Porto Vecchio. Io sono stato vecchio. Purtroppo allora, non potevi lasciare là, non puoi oggettivamente. No, allora, prendiamo una cosa, è un'area di 600.000 metri quadrati, non puoi lasciarla là. Così, no? Perché tu passi dentro, vedi tutto che cadono, i magazzini che cadono. Allora, oggettivamente è un'area tolta dalla città. Via, ritornare, c'era il discorso. Non è tolta dalla città, era un porto, non è stata tolta dalla città. Allora, quello era un porto che funzionava. Per tantissimi anni, no? Allora, è cambiata la storia. Il momento storico di Trieste passa sicuramente per Porto Vecchio. Se sono stati chiusi dei passaggi politici internazionali, se da qualche giorno sulla realtà triestina, no? Ecco, non dimentichiamo gli accordi di Osimo, che erano l'altro ieri, anche se sono passati 25 o 30 anni, no? Ma sono l'altro ieri, però ti ricordo 78. Che per fare il magazzino 26, quella volta, ci sono usati i soldi che servivano per raddoppiare i dati da terminal, quindi per raddoppiare le attività produttive già esistenti. È stato scelto di fare il magazzino 26, che è una bella l'ha abbandonata. Cosa fare dentro il magazzino 26? Cosa fanno? I balli? No? Ma allora non fa, cioè, c'è un problema oggettivo. Beh, quello che forse sforzava di dire Russo, che va al di là
dell'appartenenza politica, perché un interesse generale di questa entità che ha perso 27 mila questo è pacifico, nel giro ma è quello che abbiamo sostenuto per anni noi, giusto? E invece con la bandierina rossa tutti quanti avevate sbagliato sdemonializzare, averlo sdemonializzato. Io non credo che sia detto questo. Credo che tutti siamo d'accordo. Lì non si può spianare tutto, pertanto un'attività portuale moderna non si può fare. Però un mega yacht è una cosa che ribadisce anche Cosolini. Quelle cose sì, ma secondo me l'unica strada percorribile è che ci sia. A parte non ho idea a che punto siamo con questa, con l'Ernst & Young, il progetto loro, se sia rinato, se ha messo Pino Roveredo in ospedale. Prendi i soldi e scappa due o come funziona la cosa. Ma secondo me l'unica ipotesi lì è che il pubblico decida cosa si vuole fare, quanti soldi ci mette, perché il privato, senza avere chiarezza di tempistiche, programmazione, finalità, non va a investire soldi senza avere determinate garanzie. Se si può fare. Pertanto il pubblico deve decidere cosa mettere lì, e c'è assolutamente necessità di attività produttive che portino posti di lavoro, non che si mettano solo scuole, musei o altro, e svuotando magari altri contenitori, e poi saremo di nuovo qua fra 10 anni a domandarci l'edificio che è stato svuotato per spostare. Però il parco del mare ci sta tutto, no? No, per esempio il parco, ecco, attività che può, ma ovviamente il pubblico deve avere un ruolo prioritario decidendo cosa fare, quanti soldi metterci, perché è chiaro che senza un cospicuo intervento pubblico lì non si farà. Stava per fare i lavori di urbanizzazione, stava per fare l'autorità portuale. Con questa sdemonializzazione si è bloccato tutto. È ovvio. Attenzione, quindi fognature, sottoservizi, li stava per fare l'autorità portuale. Ora cosa è successo? Tutto fermo perché è passato il comune. Cioè, questo comunque è un dato di fatto. La Bonassi voleva partire con questo. La fretta è stata una cattiva consigliera, ma le cattive consigliere erano le elezioni del 5 giugno, come cattiva consigliera è stata la fretta nella realizzazione dei piccoli interventi in città, più o meno piccoli, perché non possiamo certamente paragonare la pista ciclabile con quello che è il porto. Però cosa sta facendo adesso l'amministrazione? L'amministrazione l'ha detto già prima, ovviamente non si vuole perdere un'occasione, come è stato detto anche ieri da Camber, si deve rimanere con i piedi per terra e quindi valutare anche quelli che sono gli aspetti dell'intavolazione, e nel frattempo, oltre a confrontarsi già mi pare in un terzo incontro il sindaco e anche l'assessore Rossi con l'advisor Ernst & Young, stanno avendo i contatti con la società di servizi, che chiaramente deve preoccuparsi di fare perlomeno una stima di quelli che sono tutti i costi per attivare i sottoservizi. Sarà collegato oltremodo con quella che è il rifacimento e la riqualificazione della Piazza della Libertà, che vi ricordate ormai è in attesa e sospesa da anni, perché c'era qualcuno che si opponeva al taglio degli alberi, che poi sono caduti lo stesso perché ammalorati. E quindi con i piedi per terra si stanno valutando, visto che lo consideriamo un patrimonio collettivo, quelli che sono i costi e quelli che sono le cose da fare. Poi è evidente che noi avevamo una sola preclusione, che era quella di fare residenze per ricchi dentro il Porto Vecchio, e credo che sia un qualche cosa che accomuni un poco tutti adesso, per cui volerlo fare, ecco, domandata di piazza, lui ha una soluzione per tutto. Poi dicono cos'è sto parco del mare, assumiamo un per dare che del maniera ai guatti gialli. Altro premio Paoletti, che tutti diceva che si stupidì quando che parlava del parco del mare. Ma pensate quando parliamo del parco del mare. Perché gli italiani non chiedono risarcimento e danni allo Stato, tutti lo devono fare per mandare a casa Alfano. Leggo solo l'ultima, Patrizia, vengo a lei. Grande il sindaco di Pordenone, continua così, la gente che paga le tasse è stanca dei buonisti, ci scrivono dal Friuli. Parlano di Ciriani. Parole sante. Palcini. Una domanda e un'affermazione. Allora, prima di tutto, visti i costi mostruosi che si deve accollare il comune a questo punto, io vorrei sapere che qualcuno in grande onestà mi dicesse
quanti posti di lavoro stabili e duraturi verranno fuori da tutta questa mastodontica operazione? Quanti in cifre? Punto 2, visti tutti gli anni che ci vorranno, a quel punto resteremo in 180.000, no? Perché se sarà pronto fra 20 anni, forse i primi posti di lavoro, visto che perdiamo 1.000 persone all'anno, saremo circa in 180.000. Allora mi chiedo e vi chiedo, ma ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando? Certo, è proprio per questo la ecco, la vediamo un attimo proprio, di far tornare per questo la collettività a rendere votato, produttivo quel porto, un riutilizzo produttivo, questo, no? Che porti lavoro, che porti navi, sirene di fabbriche, finalmente, no? Di questo che abbiamo bisogno. Perché ce ne lavoro, conto, posti perché, di lavoro, ma tanti, perché ce ne rendiamo ecco, conto, c'è un sindaco che dice fino adesso, stiamo con tutto facendo rispetto le cose per tutti, valutando io di questo non ho sentito parlare. Prima c'era un sindaco che diceva, guarda, che con il trenino stiamo portando il turismo. Di un museo, allora magazzino 26, facciamo un museo, quanti posti di lavoro vengono fuori? Due signore delle pulizie, una guardia giurata? Sarà così il museo, no. Due signori di lavoro, ieri è stata... Ma quanti posti di lavoro da un museo? Uno alla ricezione, uno per accompagnare, 4 o 5, non lo so. Sincero. Io credo che ci siano 10 bugiardi. Io apprezzo molto il suo impegno collettivo, però giustamente queste domande sono le stesse che noi abbiamo contestato in campagna elettorale. Ora che siamo ad amministrare questa città, stiamo facendo proprio i conti con quelli che sono i lasciti più o meno piacevoli dell'amministrazione precedente. Come più o meno piacevoli? Quindi, proprio per questo, molto i più i dispiaceri, ma al di là di questo, proprio per questo, invece di dire bufale e dire noi lì dentro creiamo, come sembrava già da ieri sera, scusatemi, ma a me vedere ieri sera il senatore Russo, lo dico con rispetto e non con polemiche offensive, ho visto che siamo a ring, devo fare una devo avere una visione, a me sembrava il pugile messo all'angolo che le prendeva e dava bacini a tutto il pubblico per cercare che qualcuno lo salvasse, perché obiettivamente do dei consigli, mi rendo disponibile, faccio questo, io apprezzo tutto, però mi pare che il senatore Russo politicamente sia stato messo all'angolo. Politicamente è stato messo all'angolo. È stato messo all'angolo nelle primarie, non era il sindaco, non ha fatto neanche il candidato sindaco, quindi adesso a me i riciclaggi piacciono poco. Gli è stato riconosciuto un merito nell'averlo sdemanializzato, a rigor di logica per alcuni o per altro, chi più chi meno. Ora noi ci dobbiamo ancora capire con la realtà. La sdemanializzazione è ancora da comprendere. Non vi diremo come prima sarà tutto rose e fiori, dentro avremo di tutto, il Porto Vecchio e la città, perché per noi la nostra città era anche la quotidiana e l'ordinaria manutenzione della città stessa, proprio perché quella del Porto Vecchio è una questione che è attuale, ma avrà dei riflessi futuri. Ma io mi farei una domanda in più se fossi in voi. Due settimane per dire. Se la sdemanializzazione al posto di avvenire con un blitz notturno fosse stata messa nel programma del 2011, ovvio, quanti avrebbero votato Cosolini allora? Ovvio. Quindi comunque. Ovvio. A parte che dobbiamo ancora ben capire questa sdemanializzazione, perché secondo me personalmente non è particolarmente chiara. Perché fare demanializzare un'area senza soldi è inutile. Dieci anni che si penalizzano i comuni e poi si però in compenso abbiamo finanziato un'area immensa senza con 100 milioni di euro la feriera, nessuna risorsa, che avessimo pagato i lavoratori, 10.000 lavoratori per 10 anni. Per esempio, serviranno al comune 4 persone in più, non so, per controllare quell'area, che non succeda qualcosa in quell'immensa area. Già alle condizioni attuali, comune non potrebbe assumere 4 guardie per verificare che non accada nulla in quel territorio il giorno stesso in cui passa al 100% sotto l'amministrazione del comune. Pertanto, prima di dare una cosa del genere in gestione al comune, forse dico, avrebbero dovuto anche garantire determinate risorse economiche al comune. Su questo c'è un politico, francamente credo, è il futuro della città, ma deve essere posto su basi concrete. E tanto è vero che il centrodestra, questa amministrazione,
si sta preoccupando, si era preoccupata già prima, per creare una situazione affinché questa struttura potesse rimanere in piedi con le proprie gambe. Allora, scrivono, Slocar, come mai vedo sempre più immigrati la ferriera che lavora? La Lega non doveva sistemare tutto? Faremo tutto. Faremo tutto. Sull'accoglienza no, perché non potete fare nulla. Sì. Li mandiamo tutti quanti in ferriera a lavorare. No, Allora, poi... Posso aprire solo una parentesi? Cioè, no, io quello che mi domando invece è com'è possibile che tutta una serie di lavori, assunzioni, adesso è possibile farla nel comune di Trieste, fino al 5 giugno non era possibile. Cioè, è incredibile. Cioè, poi prima si parlava all'inizio della trasmissione del ruolo dei funzionari e dei dirigenti. Evidentemente se si pungolano i dirigenti nel modo corretto, se ci sono assessori, se c'è un sindaco che pretende determinate cose e soprattutto è supportato da un segretario generale che dice io voglio questo e il dirigente deve in qualche modo sostenere questa i desiderata del segretario generale ovvero del sindaco, evidentemente è possibile ottenere certe cose. Forse anche su questo punto devo dire l'amministrazione precedente quindi un po' di manchevolezze aveva. Scusa Marino, ieri Russo ha detto appoggio di piazza. Oggi Furanic e Sossi, Cosolini dice aiuto di piazza, questa supporto sera addirittura... Vecchio, No, ma... ma adesso vale tutto, sai? Adesso vale tutto. Tutti con Di Piazza. Tutti con Di Piazza. Infatti, secondo me, la prossima candidatura potrebbe Di Piazza fare... Leggendo tra le righe, quanto dico spesso è che se uno deve fare le politiche di centrodestra, tanto fa... che lo faccia il centrodestra, fare il centrodestra. Che dice Cosolini ha portato avanti politiche di centrodestra. Facendo politica sociale. Tanto per dirti una, ritornando sul discorso di Babuda, in pochissimo tempo Grilli ha evaso tutte quelle pratiche di sostegno al reddito che erano ferme da 6 mesi. Ma è possibile che questo assessore sia riuscito a convincere gli uffici, magari incentivando con 2 o 3 persone in più, a evadere tutte queste posizioni con la sofferenza... Aspetta, ma non dimentichiamo la sofferenza delle persone che con quei soldi ci viveva. Semplicemente nei precedenti 5 anni quindi si rispondeva, non è possibile. Voi di sinistra non avevate niente. No. Siete diventati capitalisti, ma brutti capitalisti. Forse noi di sinistra siamo ancora di sinistra, pertanto qualche screzia in questi 5 anni nella con Cosolini l'avete avuto. Allora, messaggi. I maschi musulmani ci guardano con disprezzo, evidentemente un messaggio di una signora. Allora, il burka dalle loro donne, così non saremo discriminate. Proposta che arriva via sms da una signora. A proposito di pista ciclabile, chi è il responsabile dello scempio di più archeggi in via Orlandini? Pro pista ciclabile, grazie per la risposta, una sventurata abitante, scrive così. Guarda che si stava facendo un crimine quella, non una pazzia, un crimine. Mentre voi discutete sul nulla, la Serracchiani programma di far gestire il Porto Vecchio a Venezia. Pure. Non so sia questa, che senso... Vabbè, il consiglio di Sossi vada a riposarsi. No, vabbè, può essere che sappiano qualcosa che noi non... Improvvisamente con i veneziani, con le gondole... Gondole in Porto Vecchio, vabbè. No, non so se c'è il nome, cioè magari si riferisce a un nome, quindi Paolo Costa, che è l'attuale presidente dell'autorità portuale di Venezia, in scadenza e potrebbe essere il super consulente di Porto Vecchio. Ricordate che questa voce girò qualche settimana fa. Può essere che questo telespettatore ci ricordi questa cosa. Il comune non ha nulla, il Porto Vecchio del demanio. Scrivono ancora via sms, va bene, è quello che dicevamo, esatto. Allora aggiungiamo un dato, ieri sera altra polemica per le parole di Sandra Savino a Ring, quando ha tirato fuori i documenti citando il fatto che
Pino Rovereto, già protagonista di uno scontro verbale acceso con, attraverso i media, con il sindaco di Piazza. No, media, col piccolo. Vabbè, Il piccolo non è media, è il primo partito di Trieste, si chiama PD piccolo, perché il PD non esiste più, oggi è il PD che comanda, che è il piccolo. Va bene, fermi. Allora, con polemica attraverso Vergognoso. Il giornale, quindi con il sindaco di Piazza, Pino da Rumiz in avanti. E il sindaco di Piazza, quindi cosa succede? Sandra Savino racconta di questi 1920 euro che non al mese, come poi ha precisato lei, sono stati dati allo scrittore per tenere alcuni corsi. Questa cosa ha fatto arrabbiare molti anche i vertici dell'azienda sanitaria che hanno ribadito così, oggi è replicato così a Tele4. Sentiamo degli quadri. Commissario Delli Quadri, a seguito di quanto è emerso anche ieri durante la nostra trasmissione di Ring, questo ruolo di Roveredo, lei cosa si sente di, diciamo, rispondere in merito a queste che sono state le sue iniziative non del tutto sanitarie, così è emerso dall'onorevole Savino, in merito a questa vicenda, se deve fare una considerazione, come si esprime? Beh, intanto io ringrazio l'onorevole Savino che dopo circa 3 anni che sono qui, noto con piacere che sviluppa un interesse per la sanità triestina. Sono anche sicuro che mi aiuterà a risolvere alcuni problemi che ho trovato qui e che originano anche da quando lei era autorevole esponente della Giunta Tondo. Ciò detto, nello specifico, Pino Roveredo è un riferimento culturale e morale di questa città. Ha maturato nel corso della sua vita un'esperienza di incontro e di condivisione di percorsi di sofferenza che vanno dai ragazzi con dipendenza, incarcerati, nelle scuole, e noi gli abbiamo chiesto e lui ci ha dato una mano per aiutarci a capire i livelli di sofferenza, di disagio che si creano in alcuni punti critici dell'ospedale. Difatti è andato in pronto soccorso, è andato in rianimazione e con la rianimazione parteciperà a un convegno sui trapianti, sulle donazioni a dicembre. E ha restituito il disagio che lui ha scoperto, ha intercettato, ha rilevato in un confronto di 6 mattine con circa 20 infermieri, mettendoli nelle condizioni di capire meglio le condizioni delle persone che si trovano di fronte e quindi aiutandoli a fare meglio il loro lavoro e soprattutto aiutando le persone che hanno bisogno di assistenza e di un contenuto, non dico neanche umano, molto personalizzato del rapporto. Il contributo di Pino Roveredo in questo ambito è stato fondamentale, essenziale, e lo ringrazio ancora. E devo dire che se dovessi rifletterlo, lo rifarei molto volentieri. Così delle cose. Pagato, non a gratis. Se fosse stato un signore, Pino Roveredo, si sarebbe andato lì a gratis. No? Perché pubblicità per i suoi libri, eccetera, eccetera. È una vergogna anche questa. È tipica della sinistra, poi, d'altronde, che crea i prezzolati della comunicazione. Sta dando del prezzolato della comunicazione a Roveredo? No, dico, no. Non prezzolato Roveretto, assolutamente. Io ho apprezzato l'inizio della risposta dei quadri. Cioè che finalmente... La frecciatina alla Sandra Savino, cosa dici? Frecciatona più che frecciatina, ma effettivamente forse dovrebbe occuparci di cose più importanti rispetto ai 1900 euro a Pino Roveretto, che secondo me... persona degna della massima stima, sicuramente ha potuto a gratis doveva fare a gratis se fa un'opera pia la doveva farla gratis. Magari deciderà di devolvere quel non ho idea, a posteriori non so, magari l'ha già fatto, non ho idea, non entro in queste questioni. Poi ho seguito il vostro servizio, la criticità del momento che andavano a fare questi corsi, no? A lunedì mattina. Questo è una follia, punto. No? Questo è il punto. E ringrazio la Sandra Savino che ha puntualizzato questa cosa, perché sennò probabilmente non sarebbe neanche venuta fuori, no? Ecco. Vede, io se posso intervenire dico soltanto una cosa, al di là
del Pino a Noveredo, se può avere una funzione o meno all'interno di una struttura sanitaria, c'è un direttore per cui lo valuterà lui, che dovrebbe fare l'interesse di quello che è il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera in generale. Rilevo però che da un punto di vista politico non è affatto vero che la Sandra Savino si stia occupando solo ora di quelli che sono i problemi della sanità, già che sono almeno 2 anni, 1 anno e mezzo che andiamo contestando in ogni sede quelle che sono state le scelte scellerate di una regione e di una riforma regionale dettata dalla linea dell'attuale presidente Serracchiani. Lo denunciamo per quello che è il depauperamento del personale, lo denunciamo quando diciamo che spostare un direttore o un capostruttura vuol dire anche, non è solo un documento per quella persona che insomma fa il funzionario, quindi magari può essere anche deputato ad essere spostato, ma è un documento per la struttura che quello va a governare, ad amministrare. È un depauperamento della sanità triestina quando vengono ridotti i 100 e oltre passaletto, posti letto. È un depauperamento vedere che, come ha detto anche ieri, è da 5-6 giorni che non funzionava l'acqua. Sono tutte tematiche sanitarie che non sono saltate fuori adesso e che ognuno di noi che ha un minimo di buon senso vede e che ha potuto anche constatare. Come, in riferimento anche a ieri sera, abbiamo saputo apprezzare quelli che sono dei piccoli interventi, magari a supporto delle emergenze, come potevano essere il servizio che avete fatto del motosoccorso. Certo, abbiamo raccontato questa Quindi cosa. Non ci siamo svegliati adesso, ma sono almeno 2 anni che denunciamo tutte quelle che sono le inefficienze di un sistema sanitario, soprattutto le carenze che questa riforma creerà nel contesto triestino. Sossi? Allora, oggettivamente, adesso all'idea, ne abbiamo servito tutti quanti i gradi e cose, formalmente. Mai avuto i gradi. 1800, allora, no, bisogna capire, perché dopo, quando il comune assumerà il tecnico a 18.000 euro per la ferriera, no? Nuovamente non sarà quel che dirà. Sarà polemica. Quel tecnico. Ma diverso. Era amico 10 anni fa, andava a bere un caffè, l'avevo visto con i miei occhi, con Di Piazza, dopo giravo. Allora, credo che oggettivamente. Però non manderemo le mail. Ma, allora, per l'amore di Dio. Come i grillini. Bisogna capire perché, no? Allora, Deli Quadri ha risposto in maniera corretta, ha preso una persona, al di là della parte di Pino Rovereto, che insomma io penso che tutti riconosciamo. Ma che Pino Rovereto, discutibile. Fra, no? Ma ha delle qualità. Non sarà nel campo della destra, diciamo, ha delle qualità oggettive e ha delle esperienze. Il piccolo sceglie sempre le persone giuste. Ecco, io non c'ero quel periodo, ho riletto le polemiche che di Piazza ogni tanto ne ha detto, che gli dava gli aiuti, insomma quelle sono robe veramente da paesetto di alta carnia, insomma, no? Un paesettino. Non siamo alta carnia. Allora io ti ho aiutato e tu non parli più. Allora tutti quelli che hanno aiutato sono costretti tutta la vita a mettere due, no, ciapini sulla bocca, perché appena parlo, ti ricordo, è strano però che è stato assunto giusto quello che ha parlato male di Di Piazza. Chi è questo? Roveredo, dico, all'azienda ci va giusto quello che ha parlato. Ma che coincidenza! Immediatamente del quadro della chiamata viene a lavorare. No, per amore del cielo! Ma no, ma coincidenza! Io, Marino, allora, ti ho detto fermo, restando allora, che il direttore sanitario fa l'interesse. Capire, però, mi spiace per la Sandra Savino, no? Se questi se i ragionamenti del bar sport, no, no, lei è una rappresentante della comunità triestina, come lo è Fedriga e gli altri parlamentari, ha diritto e dovere di dire tutto. Non è una questione di un'altra razza, la questa questa un'altra razza, scusa un attimo, no, non so che razza, perché che uno parla, perché uno parla razza. Perché uno parla in triestina deve vergognarsi, eh? No. Te parli in italiani? No, vergogniti, no, anche te. Non attaccare la Sandra Savino sul Trieste. Perché non sei giusto. No, perché devi vergognarti dopo. No, te devi vergognarti. Se legate ciò in giro sul fatto che la parla in triestino o la fa la cadetta, è la rappresentante del popolo. La può essere anche la prima elementare. Ok?
ok? Ma scusa, o l'asilo. Adesso noi investire no, nella parte. No, perché una persona allora, che si è eletta, che ha preso sì, i voti, l'ho capito, indifferente. Mi ha fatto da ridere, però anche ti dai, adesso non fa diventare serio come un gufo sull'albero. Allora, formalmente, ha detto una battuta, no, sì, no, te la fa la battuta. Una battuta, su cosa viene una battuta? Mamma, per amore di Dio, come facciamo le clanfe, non facciamo le battute, tutti, dai, per amore, cosa è la clanfe? Sulle clanfe? Sì. Ma vabbè, ma questo, allora, Dio. Formalmente, quando ho detto quella battuta, sulla cultura che noi siamo della, una trovata, Sandra. Mi pareva un po', mi faceva un po' da ridere, scusa. Ma no, ma sei una triestina. Stavo attento di non ridere. Parli triestina anche ti, parlo che mi... Credo che... Io sono fulano, non so neanche parlare triestino, neanche italiano, quindi pensa a te... L'afghano, però parlo male afghano. Va bene, superiamo il punto, vabbè, vi prego, Sossi. Allora, credo che la situazione vada dimensionata e vada riportata i ragionamenti sulla... Allora, quando interviene sulla riforma, ragioniamo, allora, no? Sulla mancata riforma sanitaria, non sulla riforma, sulla mancata riforma, perché per fare la riforma bisogna farla la riforma, purtroppo per il problema che assumono finalmente 200 persone, per il problema che uno basta andare in un pronto soccorso, nell'unico pronto soccorso che è rimasto in questa città, che ha numeri assolutamente fuori. Bisogna parlare con la Regione, sa? Bisogna parlare con la Santoro, sa? Ma vi ricordate quando è stato chiuso l'altro? E c'era il Tigrino. Cioè, quindi sì, i mali in questa città non arrivano da scelte anche attuali. La razionalizzazione è doverosa, però i tagli indiscriminati è un'altra. Il punto nascita che è stato chiuso, tanto per dirti nella una. La sanità, non, le razionalizzazioni non ci sono mai state, sono semplici tagli alla spesa. Guarda. Qua scrivono, è giusto che ci siano 3 infermieri professionali a gestire più di 25 chemioterapie lavorando più di 8 ore al giorno. Altra segnalazione. Una vergogna questa. Il problema oggettivo è che la sanità, bisogna capire, di fatto ogni tanto sento la tedesca che va in confusione. L'assessore regionale alla sanità che va in confusione, perché il problema oggettivo è che mancano centinaia di persone. La sanità è un problema di persone in carne ed ossa, sì, 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 che devono agire. Se voi andate, torno a dire, in pronto soccorso e trovate nel triage due infermiere professionali e 150 senza contare che hanno demandato l'assistenza sanitaria alle case di riposo, no? Sì. Quindi hanno svuotato il servizio che dovevano dare negli anni ai pazienti che erano ammalati, adesso li hanno girati alle case di riposo. E il privato, il problema è che sulla sanità non è che è cominciato con questa amministrazione, era già partita con l'altra, perché bisogna dirle le cose. Certo. No? Perché non è che improvvisamente tutti i mali vengono, no, arriva uno e dice, ecco, sono anni che non si fanno. Abbiamo fatto una riforma con la prima riforma. Bisogna mettere soldi. Quanti soldi vanno sulla sanità? Quanti? Questo è il senso. Bisogna decidere quanti soldi vanno sul sistema sanitario regionale, che significa assunzioni, personale, perché prova a pensare... Qua ci scrivono, non è un problema di personale in sanità, ma quello di farli lavorare. Il problema è che ci sono sempre più amministrativi, perché la burocrazia impera, poi non ti trovi i medici, gli infermieri, le OSS, cioè lì... Anche in questo il rapporto tra amministrativi e non amministrativi, medici e infermieri, quello è anche un ulteriore problema. Un infermiere a 67 anni in corsia, mattina, pomeriggio, notte, lui che va di questo signor che scrive a farlo lavorare a 67 anni nella medica. Su questo, siccome mi facevi segnare. No, dimmi. Sulla sanità. Tu mi dicevi se ci sono. Io rispondo a tutto. È vero che c'è una novità su Piazzale Rosmini, è vero o no? Non solo su Piazzale Rosmini, ci sono degli aggiornamenti su quelli che sono. Le azioni che bisogna andare a intraprendere, che sono anche richieste dalla collettività. Pertanto oggi noi abbiamo affrontato in una prima commissione quelle che erano le cose basilari che riguardavano strade e marciapiedi.
Questa settimana speriamo di riuscire ad avere anche con il vostro coinvolgimento la possibilità, la daremo, di informare la cittadinanza su quelle che sono misure che potranno essere prese a breve, concordate tra il tavolo tecnico dell'amministrazione comunale, della regione e anche poi riviste e approvate con l'incontro che proprio il direttore e anche il sindaco hanno avuto con il ministero. Stanno per arrivare novità su Piazza della inquinamento dei giardini, giusto? Sì. Posso dire così? Va bene. Guido 12 ore l'ambulanza con un ente convenzionato, paga 1140 euro, è corretto? Quindi 12 ore al giorno, immagino, a guidare un'ambulanza, 1140 euro di stipendio. Volevo solo ancora una cosa, visto che si parlava di strade e marciapiedi, alle persone che abitano in via della Rampa, che avevano segnalato più volte la sporcizia e anni e sì, anni degrado, si sta per intervenire con la polizia. Allora, età media lavorativa troppo alta, mancanza di personale, apparecchiature obsolete, ma per i vertici, la telesca e i vertici va tutto bene, qui ci scrivono ancora via sms. Sì. A proposito di quello che dicevate ora, c'era qualcuno che ci ricordava i paletti, eccolo qua, cosa ne pensate dei paletti di via Dalviano e via Orlandini? Ne abbiamo parlato ieri sera, una polemica che va avanti sui social, credo da più di 48 ore. Insomma. Ricordiamo anche perché una cosa possiamo... Ne avete parlato a proposito di commissione? No. Ma abbiamo fatto un accenno, nel senso che avendo chiaramente il progetto ormai accelerato, ci sono questi paletti otterranno al momento la stessa collocazione e con le stesse anche segnaletiche orizzontali che abbiamo visto nei pressi della pista, del tratto di pista precedente, quindi in Campi Elisi. Vicino ci saranno i parcheggi delle macchine, evidentemente la carreggiata verrà ristretta di un metro e mezzo all'incirca, pertanto i paletti non rimarranno così, ma si creeranno dei posti macchina uguale. Sarà certo, così? Sarà così. Io oggi mi sono permesso, prima di entrare qua, scambiando una battuta che per l'amor del cielo deve essere vuole essere simpatica. C'era il presidente della FIAB che mi ha invitato a manifestare domenica facendo un giro in bicicletta e chiedendo una pista ciclabile che vada da Trieste fino a Muggia. L'ho ritweetato, visto che andiamo di moda con i Twitter, dicendogli c'è già e dandogli l'immagine di quello che è l'imbocco della superstrada. Quella è una battuta, ma un flash, devo chiudere. Anche sulla pista ciclabile, chiedo scusa a Izzoc, martedì ci sarà in circoscrizione quarta, quindi per la prima volta con la partecipazione di quelli che sono gli enti decentrati dei residenti, un incontro proprio dell'assessore Polli, Lodi e la circoscrizione per quelle che sono le novità per cercare di dare Campi Elisi. Okay. Allora, via Orlandini invece, il danno della ciclabile, si muova la circoscrizione competente con raccolta firme, manifestazione pubblica, rivoluzione, dicono addirittura. Io capisco tutto, ma a Trieste stiamo pagando lo scotto di un ritardo incredibile per quanto riguarda la ciclabilità, ovvero la possibilità di anche il fondo europeo, non abbiamo fatto la richiesta. Biciclette. Cioè, io dico solo una cosa, in Canada nel 2017 verrà inaugurata una pista ciclabile di 24.000 chilometri che porta anche ovviamente turismo. Ovvio che a Trieste ci sono delle problematicità legate soprattutto ai parcheggi, però onestamente ci sono interi paesi che grazie al turismo legato al cicloturismo, certo. Esatto, allora, i migranti negli alberghi a 5 stelle e mia mamma l'hanno rimandata a casa dall'ospedale con l'ago in vena, è una vergogna, Elena da Trieste. Leggo l'ultimo, agli istituiti distretti sanitari almeno un terzo del personale degli uffici è superfluo. Questi determinano meno assunzioni di infermieri e quant'altro. Questo è altra segnalazione. Va bene, chiudiamo qui. Grazie per aver seguito Ring, a voi ospiti qui, a voi da casa. Lui si sposa. come deciso al matrimonio del sindaco di piazza, si deve sposare Michele Babuter. Patrizia, l'impegno va avanti. L'impegno va flash avanti. Flash davvero? L'impegno va avanti sicuramente e volevo anche fare un appello, nel senso, io so che tante persone che sono messe male non hanno internet,
internet e quindi non possono accedere alla pagina Facebook, una cortesia, se c'è qualcuno che si vuole mettere in contatto attraverso la redazione di Tele4. Sempre attraverso la redazione di Tele4. Non vi ho fatto vedere quelle bollette pazze, ma ci torniamo sulla questione gas dopo la segnalazione di ieri sera, perché è qualche settimana che in effetti le riceviamo. Ai tanti, anche i pensionati che ci hanno scritto questa sera, contattateci, insomma, noi cerchiamo di unire le forze per quanto riguarda il sostegno, l'aiuto alle famiglie più bisognose. Grazie per averci seguito, buonanotte.